Spettatori di Antenna 3, sabato 7 maggio, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Resteremo insieme anche quest'oggi fino, come sempre, fino alle 14.30 con tutte le notizie di cronaca, gli approfondimenti, l'attualità. Ed è una giornata particolarmente ricca di eventi, quella di oggi per la nostra regione, a partire dalla città di Venezia, dove è in corso la visita del capo dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è in visita appunto a Venezia per i 60 anni della scuola navale Morosini. Mattarella, accompagnato dal ministro della difesa Lorenzo Guerini, è arrivato in piazza San Marco sotto la pioggia, come vedete appunto dalle immagini, per partecipare ai festeggiamenti relativi ai 60 anni dell'istituzione della scuola navale militare Francesco Morosini. Mattarella è stato accolto da 21 salve di cannone che sono state sparate dal cacciatorpediniere Luigi Duran de la Penna, ancorato in bacino San Marco. Ha attraversato la piazza salutato dal pubblico, passando in rassegna i reparti schierati che vedete appunto, e gli studenti dei tre corsi di quest'anno, in tutto 160 allievi, con al loro fianco 350 ex studenti più formazioni di rappresentanza d'arma della Marina Militare. Poco fa ha preso la parola il ministro della difesa Lorenzo Guerini. Non sappiamo se in questi istanti proprio stia per parlare il presidente della Repubblica Mattarella, e ci possiamo collegare quindi con i nostri inviati sul posto, Filippo Fois e Paola Barbato, che stanno appunto seguendo la manifestazione. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori da Piazza San Marco a Venezia. In questo momento la cerimonia è praticamente alle battute finali. Io spero che la mia voce vi giunga, perché chiaramente la banda è piuttosto rumorosa, e giustamente peraltro. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha appena firmato il libro delle presenze del Collegio Morosini e tra poco abbandonerà la piazza. E, fino all'ultimo momento era un po' incerto se ci sarebbe stato anche un suo intervento, però insomma per il governo ha parlato Guerini. Noi siamo anche in compagnia del nostro collega Lorenzo Maier, che è anche un esperto del Morosini, ha seguito e ha curato i servizi che abbiamo mandato in onda in questo periodo per il Collegio Navale. Non è nuovo il fatto, Lorenzo, che il Presidente della Repubblica intervenga a un giuramento dei cadetti? No, avviene ogni 10 anni, e infatti nel 2012 fu il Presidente Giorgio Napolitano che fu l'ospite d'onore di questo giuramento, e anche quel giorno pioveva, per cui dopo 10 anni siamo di nuovo qui. È un giuramento significativo peraltro, perché per 2 anni a causa della pandemia gli allievi non hanno giurato, e quindi poi nel 60° della scuola, quindi molti significati hanno contraddistinto questa cerimonia, anche se Mattarella per ora non ha parlato. Però è stato un graditissimo ospite, che peraltro è in città per la 5ª volta in poco tempo. Sì, infatti, peraltro non so se si riesce a vedere in questo momento, ci sono i saluti da parte dei cadetti alle autorità. Il palco si trova esattamente alla nostra destra e qui alle nostre spalle chiaramente c'è tutto il resto della piazza. Siamo, bisogna dire la verità, in una zona un po' scomoda, che quella in cui è stata messa fatta accomodare la stampa, e proprio in questo momento il Presidente della Repubblica hanno annunciato sta lasciando la piazza. Forse riuscite anche a vederlo, ma chiaramente vedete che dalla nostra posizione è un po' scomodo. Però dicevamo di questo fatto, Mattarella spesso presente, come gli altri Presidenti della Repubblica peraltro. Certo, poi ricordiamo Filippo che oggi ci sono stati tanti applausi anche della gente comune che ha assistito alla cerimonia dal lato opposto a noi, che è arrivata qui nonostante la pioggia già con molto anticipo per applaudire il Presidente, applaudire soprattutto gli allievi che hanno giurato, e un allievo che durante le prove, poverino, si è sentito male. Speriamo che non sia stato nulla di grave, è stato portato via.
Nel frattempo vediamo un attimo se riusciamo qui a muovere la telecamera e a spostarci proprio dove c'è Mattarella. Scusate, siamo in diretta, ma come si dice, questo è il bello della diretta. Ci spostiamo di qua. State solo, cerchiamo di guadagnare la posizione, purtroppo non siamo molto comodi. Qui. Vedete un istante. Eccoci, dopo siamo riusciti a vedere un po' meglio, forse ecco adesso sta passando il presidente Mattarella, eccolo qui. È stata davvero una visita lampo, vedete che saluta perché è passato proprio di fronte al luogo in cui hanno preso posto i parenti dei cadetti che hanno giurato proprio oggi. Scusate, appoggio, se giriamo ancora c'è anche il presidente della regione Luca Zaia, se Paola vai alla tua sinistra, spostiamo anche questo, sì, niente da fare. Scusate, da qui dobbiamo dirvi veramente, ci hanno messo in una posizione più scomoda, devo dire, era difficile che ci potessero mettere. Comunque tutte le riprese che abbiamo effettuato nel corso della giornata le potrete vedere poi nell'arco del nostro telegiornale di questa sera. È una situazione particolare, poi si diceva, non solo per il fatto che questo giuramento avviene dopo 2 anni di pandemia, ma anche perché ci troviamo in una situazione internazionale particolarmente grave con il conflitto in Ucraina. Di questo devo dire la verità, non sono stati fatti grossi riferimenti nel corso di questa cerimonia, in cui sostanzialmente si è posto l'accento su quelli che sono i valori su cui è fondata questa scuola della Marina Militare Italiana. Lorenzo, cosa possiamo aggiungere? Poteva andare meglio, nel senso che poteva non esserci tutta questa pioggia, ma insomma è stata una cerimonia molto sentita. Possiamo aggiungere che il capo dello Stato non sarà a Murano, ripartirà subito per Roma, almeno questo fino a pochi minuti fa era il programma. Ieri la segreteria del Quirinale ha chiamato i rappresentanti dei maestri dicendo che per oggi i tempi erano molto stretti, ma promettendo una nuova visita prossimamente del capo dello Stato proprio per portare la sua solidarietà. Il libro d'onore della scuola è stato firmato qui sul palco presidenziale da Mattarella, per cui anche a Sant'Elena il presidente non dovrà andare, probabilmente raggiungerà direttamente l'aeroporto di Tessera. È stata una visita breve ma intensa e significativa. Poi la banda, che probabilmente sentono anche da casa della Marina Militare, insomma una cosa molto solenne. Ecco, tra l'altro in effetti si era parlato di questa possibile visita a Murano, il Presidente della Repubblica aveva raccolto l'invito dei maestri vetrai di Murano, sappiamo già una crisi molto forte per quello che riguarda i 2 anni di pandemia, una crisi che poi si è aggravata anche con un aumento esponenziale della bolletta del gas, che è quello che hanno sentito anche prima di altre categorie qui. Il Capo dello Stato quando si muove con un spiegamento di forze importanti, ci sono circa, pensate, 200 persone che oggi tra polizia e staff del Quirinale stanno proprio sorvegliando passo dopo passo i suoi spostamenti, anche per ragioni di sicurezza, di protocollo, e per cui la situazione è molto schematica, ecco, non sono ammesse troppe deroghe. Qualcuno sperava che almeno l'arbalco potesse dare un saluto anche alle tante persone che erano qui, ma sarà per la prossima volta. Sarà per la prossima volta, che sicuramente non mancherà. Il gonfalone tra l'altro sta lasciando in questo momento il luogo della cerimonia. Marta, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Ecco, volevo chiederti Filippo, abbiamo visto insomma che non c'è stato l'atteso discorso ufficiale da parte del presidente Mattarella, ha preso la parola a nome del governo appunto il ministro della difesa Guerini, ma che cosa ha detto il ministro? Perché naturalmente c'era grande attesa anche per questo, no? Vista la situazione internazionale che stiamo vivendo.
Ma dicevamo, Marta, che anche il ministro ha soprattutto fatto i complimenti ai ragazzi per il loro impegno e anche per quelli che sono i valori che vengono tramandati da questo corpo. Io direi, Lorenzo, che grossi riferimenti sulla situazione in Ucraina non ne abbiamo sentito neanche dal ministro. È stato detto che i palazzi di Venezia istituzionali hanno la bandiera ucraina proprio per solidarietà, che Venezia e che questi allievi giurano sui valori anche della libertà, che Venezia è sempre amica di chi porta in alto la libertà, porta avanti la libertà, e per cui questo è stato il riferimento. Diciamo che oggi è anche una giornata di festa, per cui l'attenzione si è concentrata sui giovani che giurano e sugli allievi che rendono viva la città, ecco, una città millenaria, ma che attraverso questi giovani e molti altri giovani nei loro percorsi vuole guardare al futuro. Ecco, questo penso sia. Sì, in effetti diciamo che la circostanza era tale per cui insomma si è lasciato per un giorno, o perlomeno per questa circostanza, non i riferimenti a quella che è la situazione molto difficile che stiamo vivendo a livello internazionale. Marta. Certo, certo. Allora io vi ringrazio intanto per questo collegamento. Poi eventualmente, Filippo, se ci sono delle interviste che ci potete mandare, immagino insomma che adesso vi lasceranno un po' più liberi e non confinati in questo recinto, no? Un po' defilato rispetto a quelle che sono sì, le zone. Anche se c'è da dire che sono stati, si è detto di una visita a Lampo da parte di Mattarella, ed effettivamente l'abbiamo visto allontanarsi di gran carriera assieme anche al presidente della regione Zaia, per cui probabilmente lo accompagneranno adesso nell'ultimo tratto di questa visita fino poi all'aeroporto Marco Polo, dove partirà. Volevo darvi un piccolo aneddoto, cioè questa visita della presenza del presidente Mattarella è stata un po' una sorpresa, perché la conferma è arrivata solo 15 giorni fa. E qualche mese fa i vertici della scuola avevano chiesto una disponibilità, inizialmente era rilevata dalla segreteria del Quirinale una non possibilità a partecipare, poi 15 giorni fa si narra che il presidente abbia dato l'ok, per cui in 15 giorni hanno dovuto mettere in piedi tutta un'organizzazione molto particolare, anche se comunque il giuramento si sarebbe tenuto in piazza, perché avviene ogni 10 anni, ma non era nel protocollo fino a pochi giorni fa, appunto, la presenza di Mattarella. E 21 colpi di cannone lo hanno salutato, sparati a salve dalla nave di fregata della Marina. Esatto, d'altro canto, come potete immaginare, la piazza era totalmente presidiata dalle forze dell'ordine e anche per l'ingresso c'erano parecchi controlli. Marta, noi ti restituiamo la linea. Grazie allora, grazie a Filippo Fois, a Lorenzo Maier e a Paola Barbato per questo collegamento da Venezia, da Piazza San Marco, dove appunto si è appena conclusa la cerimonia per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato ai festeggiamenti per i 60 anni della Scuola Navale Morosini, accompagnato dal Ministro della Difesa Guerini. Abbiamo visto c'era anche il Presidente della Regione Luca Zaia, il Sindaco della città Luigi Brugnaro, naturalmente poi tutte le immagini e le altre interviste che i colleghi hanno realizzato nel corso di questa mattinata potremo vederle o nel corso di questa edizione oppure nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Noi ora proseguiamo il TG con la cronaca, perché ci sono anche tante notizie di cronaca che caratterizzano questo sabato che è anche vigilia dello sfilamento che ci sarà domani in occasione della adunata nazionale degli alpini, e tra poco ci collegheremo con alcune penne nere da Rimini e da San Marino e vedremo anche le immagini, le prime immagini che ci hanno inviato proprio da Rimini. Vi ricordo poi naturalmente che Antenna 3 nella giornata di domani trasmetterà tutto lo sfilamento in una lunghissima diretta a partire dalle 9 del mattino, per cui potrete seguire in diretta tutta l'adunata degli alpini. Dicevamo della cronaca ora, perché è una giornata appunto caratterizzata anche da
numerose notizie di cronaca. La prima ci arriva dalla provincia di Treviso, dove è stato messo a segno un importante blitz da parte della Polizia di Stato contro il contrabbando di armi. Sentiamo quindi i dettagli nel servizio. Armi da fuoco di varie tipologie e calibro, ma anche parti essenziali delle stesse armi. Le vendeva e le trasportava abusivamente un imprenditore milanese sessantenne titolare di un'azienda della marca. Il sequestro all'alba di oggi da parte della polizia amministrativa della questura di Treviso. L'azienda era stata abilitata alla fabbricazione, all'assemblaggio, alla riparazione, alla vendita e al commercio di armi comuni da sparo. Ma le perquisizioni tra il Veneto e alcune province della Lombardia hanno permesso di rinvenire e sequestrare centinaia di parti essenziali di armi pronte per essere assemblate e messe sul mercato nazionale ed europeo in modo clandestino. Altri illeciti riguardano le gravi carenze riscontrate sull'efficienza e il funzionamento dei sistemi di sicurezza dello stabile adibito alla produzione di armi, ma ulteriori indagini penali e amministrative sono in corso per accertare la regolarità dei documenti presentati dal produttore per poter conseguire alcune delle autorizzazioni ottenute. Oltre alla denuncia penale del titolare dell'azienda, la questura ha anche disposto in via cautelativa e urgente l'immediata chiusura dell'azienda e la sospensione della licenza. Restiamo in provincia di Treviso perché sono stati momenti di alta tensione, quelli vissuti ieri sera in una palazzina di Zero Branco per una rissa tra stranieri finita con l'arrivo dei carabinieri e di un'ambulanza. Una furiosa lite, le urla e poi il rumore di un vetro che va in frantumi e altre grida. Abbastanza perché gli inquilini di una palazzina di via Guidini a Zero Branco, allarmati, chiamassero i carabinieri. Quando nella serata di ieri i militari sono arrivati, hanno trovato un 31enne nordafricano fuori dal condominio, a terra, sanguinante, circondato da alcuni connazionali. È bastato poco per ricostruire quanto accaduto in uno degli appartamenti. Un diverbio violento tra due marocchini degenerato in rissa finché uno di loro ha scaraventato l'altro sulla finestra andata in pezzi. L'uomo ha riportato tagli alle braccia e al volto ed è riuscito ad allontanarsi uscendo di casa. Qui, sanguinante, è stato raggiunto ancora dal contendente e dagli altri residenti che hanno tentato di calmare gli animi. A prima vista il 31enne sembrava grave, tanto da allertare l'elicottero del SUEM, ma le lesioni fortunatamente erano superficiali. È stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello e qui è stato medicato in attesa di essere interrogato dai militari. I carabinieri, acquisita la versione degli altri residenti dell'appartamento e dell'aggressore, vaglieranno nei prossimi giorni eventuali provvedimenti. Ed ora la morte di Ahmed, il giorno dopo il funerale dello studente trovato senza vita nelle acque del fiume Brenta. Continuano le indagini, lo smartphone del ragazzo ha agganciato 6 reti wifi prima di essere abbandonato sulla passerella tra Torre e Cadoneghe. Gli inquirenti stanno cercando di capire quali. Non aveva traffico dati lo smartphone di Ahmed Jouideh, 15 anni, lo studente trovato senza vita nelle acque del fiume Brenta lo scorso 26 aprile. Poteva ricevere, fare telefonate ed inviare sms, ma per chattare aveva la necessità di collegarsi a una rete wifi. Secondo i primi riscontri del tecnico informatico incaricato dalla Procura di Padova, sono 6 le reti agganciate nelle ore precedenti la sua morte, stabilita dall'autopsia tra le 23 e la mezzanotte del 21 aprile, giorno della sua scomparsa. Quali siano queste reti, di locali pubblici o di amici, stanno cercando di stabilirlo gli investigatori della squadra mobile che hanno sentito l'ex fidanzata di Ahmed e i suoi amici. Un ragazzo cambiato nelle ultime settimane, apparso preoccupato, meno interessato allo studio. Di sicuro il 21 aprile è uscito dall'appartamento di Mortise dove viveva con la mamma e la sorella. Di sicuro non ha risposto a una telefonata preoccupata della mamma, ma ha risposto a una della sorella fatta con un numero non memorizzato in rubrica. Di sicuro in quelle ore ha inviato messaggi vocali preoccupati di saluto alla ex fidanzata e agli amici. Di sicuro è arrivato su questa passerella che collega le due sponde del Brenta tra Torre e Cadoneghe e da qui è finito nelle acque del grande fiume. E perché questo sia accaduto non ha ancora una risposta. Ed ancora cronaca dal padovano ustionato in casa da un ritorno di fiamma, ferito un ragazzino di 13 anni, è accaduto a Curtarolo.
Un ritorno di fiamma da una bombola del gas, forse difettosa, è stato questo a colpire un ragazzo di 13 anni nella sua casa di Curtarolo. La famiglia ha immediatamente chiamato il 118. Sul posto si è precipitato un'ambulanza del SUEM. In un'area vicina a casa è atterrato anche l'elicottero che ha portato il 13enne in ospedale a Padova. Raggiunto al torace, giovanissimo, ustioni sul 20% del corpo, ma non correrebbe pericolo di vita. A Padova è stato seguito dai medici del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera. Contrasto all'immigrazione clandestina. Andiamo ora a Vicenza, giro di vita della questura, 3 espulsioni e 48 revoche di permessi di soggiorno. Sentiamo. Controlli specifici dell'ufficio immigrazione della questura su titoli di soggiorno posseduti da cittadini stranieri nella nostra provincia hanno portato ad un bilancio di 3 espulsioni, 48 revoche di permessi di soggiorno e 9 ordini di allontanamento. Tra i decreti di accompagnamento alla frontiera, quello nei confronti di un 31enne nigeriano con precedenti per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, resistenza pubblico ufficiale e da poco uscito dal carcere. Un tunisino di 46 anni, con precedenti per resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale, rissa, porto d'armi, stupefacenti e maltrattamenti di animali. E infine un cittadino albanese di 35 anni, con precedenti per immigrazione clandestina e ricettazione. E restiamo a Vicenza perché la Guardia di Finanza ha sequestrato beni immobili e conti correnti ad una società che non aveva versato l'IVA dovuta al fisco di proprietà di un imprenditore padovano. Oltre 550.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vicenza ad una società operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari. Accertamenti ispettivi compiuti dall'Agenzia delle Entrate avevano evidenziato il mancato versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2018. Le spiegazioni richieste al legale rappresentante, residente nel padovano, non erano state corrisposte. Ora l'uomo dovrà rispondere del reato di omesso versamento dell'IVA alla Procura di Vicenza, che ha disposto il sigillo a 50.000 euro depositati in alcuni conti correnti e quasi 500.000 euro tra immobili e terreni riconducibili alla società indagata che ha sede a Vicenza. E ora torniamo a parlare dell'allarme che è stato suscitato per i casi di peste suina riscontrati in Italia. Proprio poco fa il ministro Speranza ha detto appunto che l'allerta è massima e grande attenzione delle autorità nel nostro territorio, nel Veneto, soprattutto nell'area dei Colli Euganei. La provincia chiede aiuto ad agricoltori ed escursionisti se notate carcasse di cinghiali, segnalatele, vediamo. La preoccupazione è massima e per Padova, sorvegliata speciale, resta l'area dei Colli Euganei, compresa la pianura, dove vivono allo stato brado i cinghiali. La peste suina, una malattia virale contagiosa e molto pericolosa per suini e cinghiali, è innocua per l'uomo, ma la sua diffusione rappresenterebbe l'ennesima doccia fredda per gli allevamenti del Veneto, quarta regione produttiva in Italia, con 320 allevamenti professionali e 1500 allevamenti domestici nella sola provincia di Padova. Massima l'attenzione delle autorità. Per questo facciamo un appello a tutti i cittadini, ai residenti, agli agricoltori, ma anche agli escursionisti del fine settimana, che qualora fossero rinvenute delle carcasse di cinghiali nei colli, queste siano prontamente segnalate al numero della Polizia Provinciale della provincia di Padova 049 820 1940, perché intervenire prontamente significa non diffondere questa malattia tra gli animali e quindi salvare l'economia. 6 gli agenti della Polizia Provinciale impegnati nel monitoraggio del territorio. All'assessore regionale Cristiano Corazzari sarà richiesto un raddoppio del personale impiegato. E restiamo nel padovano, nella bassa padovana in particolare, area tradizionalmente vocata alla coltivazione del mais. L'aumento dei costi del gasolio agricolo e dei concimi ed il proliferare dei cinghiali appunto ne stanno mettendo a serio rischio la produzione.
E adesso ci rendiamo conto che l'anno prossimo nessuno seminerà mais se la situazione continuerà così. È stato esponenziale il numero di presenza dei selvatici, è incontrollato. E da 4 anni che tra regione e provincia si rimpallano le responsabilità e adesso vogliamo trovare una soluzione. È la devastazione causata dai cinghiali nei campi seminati a mais, quella che vediamo nelle immagini. Sono esasperati gli agricoltori della Bassa Padovana che al dramma dei cinghiali aggiungono per questa, che è la tradizionale coltivazione di queste terre, l'aumento dei costi del gasolio agricolo e di concimi come l'urea, cresciuta del 214% secondo dati forniti dalla CIA di Padova, che ha conteggiato in un 10% anche la diminuzione di superficie coltivata a mais. Il problema è molto serio. Il rischio serio è che noi non riusciamo più a lavorare, stiamo solo chiedendo di poter fare il nostro lavoro, la nostra attività di impresa. E nel mio caso particolare, come tanti altri, utilizzando il mais per l'alimentazione del mio allevamento, sarò costretto, se continua così l'annata, ad andare a acquistare il mais da altre aziende e quindi, oltre al danno di non avere nessun raccolto sul mio terreno, avrò anche un maggior costo per l'approvvigionamento esterno. Conseguenze che potrebbero essere maggiori. Se l'Italia fino a 10 anni fa era autosufficiente nella produzione del mais, adesso anche il grano turco viene importato. Il fatto che la nostra produzione sia dimezzata rispetto agli altri anni vuol dire che contemporaneamente sono aumentate in modo importante le importazioni. Come dicevo prima, le importazioni dall'Ucraina in modo particolare è un'importazione quantitativamente importante, conseguentemente ci ritroveremo, oltre agli aspetti di carattere umanitario e di carattere economico provocati da questa guerra, ci troveremo anche noi a dei problemi di carattere alimentare. Perché se non possiamo produrre i prodotti agricoli non possiamo alimentare gli animali e non possiamo neanche a questo punto porre sulla tavola degli italiani i prodotti che normalmente noi poniamo. E torniamo a Venezia per parlare di Mose. A giugno ripartiranno i lavori, Fincantieri avvia le manutenzioni a 3 porti. Da metà giugno i lavori del Mose potranno ripartire. Dopo il fermo durato mesi per riuscire a ripianare i contenziosi con le ditte che hanno eseguito i lavori, è arrivato lo sblocco del consorzio Venezia Nuova da parte del Tribunale fallimentare e il via del piano di risanamento approvato nel marzo scorso. Il commissario Elisabetta Spitz ha confermato che l'opera sarà terminata a dicembre 2023. Per metà maggio, concluse le verifiche sullo stato dei cantieri, è prevista la ripartenza delle attività. Previste in tempi stretti anche le operazioni di manutenzione sulla barriera di 3 porti, quella installata prima delle altre. La Fincantieri, dopo la firma del contratto, la settimana prossima inizierà una serie di lavori di manutenzione della durata di 36 mesi. La società avrà il compito di estrarre le paratoie, ripulirle, trattarle e verificarne la funzionalità. Verso fine giugno il consorzio Venezia Nuova farà un'altra gara per la manutenzione delle altre 3 barriere di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia. E torniamo ora in Piazza San Marco a Venezia. Abbiamo visto all'inizio del telegiornale le celebrazioni per i festeggiamenti dei 60 anni della Scuola Navale Morosini di Venezia, festeggiamenti che si sono svolti nonostante la pioggia, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha comunque preso la parola per alcun discorso ufficiale, e Mattarella che era accompagnato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Quindi sentiamo le parole del Ministro. Il nostro Paese, sulle basi dell'indicazione del Parlamento, sta sostenendo l'Ucraina, le sue forze armate e il suo popolo. Lo sta facendo attraverso l'accoglienza dei profughi, l'azione diplomatica, il supporto alla difesa dei suoi cittadini, fianco a fianco, in stretto coordinamento con i nostri alleati. La politica di difesa, incardinata nella nostra Costituzione, sottolinea la vocazione alla pace dell'Italia, testimoniata dalla partecipazione agli organismi multilaterali e alle alleanze internazionali a cui ha aderito dopo la liberazione.
una vocazione alla pace che si coniuga a quella per la democrazia, che i nostri giovani allievi hanno abbracciato oggi con il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica. Pace e democrazia infatti sono valori fratelli, perché solo la libertà dei popoli garantisce nel lungo periodo una pace stabile e duratura. Ecco, queste dunque le parole del ministro della difesa Lorenzo Guerini poco fa a Venezia in piazza San Marco, ministro che ha accompagnato il presidente della Repubblica Mattarella in questa visita davvero lampo in laguna da parte del capo dello Stato, che ha comunque voluto essere presente al giuramento dei cadetti, cerimonia che, lo ricordiamo, era saltata l'anno scorso a causa della pandemia. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, quindi, ma poi restate con noi perché ci collegheremo con Rimini e San Marino per vedere i preparativi che sono in corso da parte degli alpini veneti in vista della sfilata, dello sfilamento delle penne nere di domani. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, nuovamente in diretta per parlare della adunata nazionale degli alpini, adunata nazionale degli alpini che torna dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, una adunata quindi particolarmente attesa, attesa proprio perché appunto arriva dopo questo periodo davvero difficilissimo causato dalla pandemia, ma arriva anche in un momento di grande difficoltà contrassegnato dalla guerra in Ucraina, che sta comunque vedendo le penne nere con tutta la macchina della solidarietà degli alpini che si è messa in moto in questi ultimi due mesi per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, e quindi anche di questo avremo modo di parlare con gli alpini veneti che sono arrivati massicci in nella provincia appunto romagnola per partecipare a questa adunata che è cominciata giovedì con la cerimonia dell'alza bandiera di fronte a tutte le autorità civili e militari, il pennone con il tricolore svetta quindi nella piazza centrali, e lì il presidente nazionale dell'ANA Favero, il trevigiano Favero, ha detto che si tratta di una ripartenza per tutti, un momento quindi solenne quello che c'è stato, che ha dato il via appunto ad una adunata attesa come non mai per queste ragioni appunto che abbiamo detto, adunata Rimini San Marino, che era stata inizialmente fissata per il 2020, poi spostata al 2021 e infine appunto aggiornata al 2022 per festeggiare appunto uno di quelli che sono gli eventi più importanti forse della vita associativa dell'ANA, e che fa come sempre convergere in una località decine di migliaia di penne nere da tutta Italia, ma non solo, anche dall'estero. Ecco, vedo che abbiamo ora in collegamento Gian Antonio Tavian, che è il responsabile delle salmerie di Vittorio Veneto, li abbiamo visti partire l'altro ieri con tanto di muli al seguito. Ebbene, ora Tavian, dove siete? Siete a San Marino quest'oggi? Sì, non so se, buongiorno a tutti, non so se il collegamento è stabile, comunque qui non c'è molto campo, siamo a Domagnana, vicino alla parte storica di San Marino, il centro storico di San Marino, e siamo ospiti di un'azienda agricola del signor Guidi, e qui con me ho anche il padrone fondatore De Luca,
Ripeto, il collegamento si sente? Non, sì, sì, la sentiamo, siete... la sentiamo molto bene come audio. Il video non è il massimo, ma insomma capisco che siate in una zona dove la rete evidentemente non prende molto bene. La zona non è molto servita e riusciamo a fare quello che possiamo. Comunque abbiamo fatto questa mattina una sgambata con i nostri muli, siamo arrivati fino quasi al centro storico, che nella giornata di oggi è impegnato con alcune manifestazioni di tipo medievale. Questa mattina invece c'è stato la presenza del presidente Favero con i gagliardetti delle sezioni estere. E in più ci sono stati anche gli che sono stati al suo congresso Cursal. E, per noi non c'è stato modo di comunque di essere partecipi in questa sfilata perché, ripeto, il centro storico era impegnato in queste altre manifestazioni. Tuttavia la nostra parte l'abbiamo fatta comunque, abbiamo fatto una passeggiata e anche per cominciare a riabituare i muli dopo 2 anni di ferma alle persone, al movimento, al traffico. E niente, adesso siamo ritornati e siamo pronti per sedere a tavola e stare un attimo in compagnia e riposarci anche noi. Ecco, poi diciamo il vostro programma per il pomeriggio e la serata qual è? Allora, per questa serata saremo ancora qui a San Marino, dobbiamo aspettare praticamente una serie di cose per il carico dei muli, il trasferimento dei muli avverrà domani mattina e poi ci avvicineremo nella zona di ammassamento per procedere con la sfilata. Speriamo che il tempo regga perché ieri c'è stato pessimo tempo, con pioggia, vento, e oggi ci ha graziato un attimo e speriamo che domani sia un attimo migliore, ecco, che ci conceda anche di sfilare un po' più serenamente. Siamo a Rimini, ma sembra di essere a Trento del freddo che fa. Comunque, il clima... Ma siete non vi spaventa, no? Immagino che il freddo e la pioggia non vi spaventino. Non la sentiamo più Taviana. Paura. Comunque niente, c'è il collegamento, che va e viene. È bello rivedere le persone di attesa hanno cominciato di servita. Comunque, se mi sentite? Adesso sì, ora no? Sì. Dicevo che se è bello vedere gli alini di riunirsi. Allora mi spiace di questi inconvenienti. Comunque, dicevo che è molto bello vedere gli alpini che hanno voglia di ritrovarsi in una gara con la voglia di credo ferma. Si può quasi toccare con mano questo sentimento. Ma ieri brutto tempo non ha permesso la grande affluenza di alpini come magari anche gli organizzatori di Rimini possono aver desiderato, però ci rifaremo oggi e sicuramente ci rifaremo domani con la sfilata. Senz'altro. Voi a che ora è prevista la sfilata delle salmerie? Onestamente siamo ancora in attesa perché i tempi stanno cambiando in base all'affluenza o quant'altro. Sono previste circa 450.000 persone e l'ordine di sfilamento è già stato impostato, ma dovremo sfilare intorno alle 3 di pomeriggio, almeno la sezione di Vittorio Veneto e quindi i muli. Certo, allora, non so se mi avete sentito. Sì, l'abbiamo sentita. Naturalmente ricordo ai nostri telespettatori che Antenna 3 come sempre seguirà l'intero svolgersi della manifestazione con una lunga diretta per tutta la giornata di domani che appunto seguirà lo sfilamento delle penne nere. Io la ringrazio, Taviana, se vuole rimanere anche in ascolto perché vedo che
che si è anche collegato ora e lo ringrazio per essere con noi, Michele Coiro, ex vicepresidente della sezione ANA di Treviso. Vedo che è credo in centro, in piazza Rimini. Sì. Buongiorno Coiro. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, siamo in piazza Cavour che è il centro storico della città di Rimini, si è appena esibita una fanfara credo della sezione di Bergamo e diciamo che lo spirito alpino continua comunque a essere presente anche in questa adunata un po' particolare perché 2 anni di rinvio chiaramente ha creato molte aspettative. Immagino anche che già da ieri sera, nonostante appunto sentivamo il tempo purtroppo non sia stato dei migliori nei vari accampamenti ma anche nei locali, no? Perché so che la filosofia anche di questa adunata che arriva dopo i 2 anni della pandemia è quella anche di aiutare, no? Di aiutare i territori che accolgono le penne nere anche proprio attraverso la presenza stessa degli alpini che quindi alloggiano nelle strutture del posto, che quindi vanno anche a mangiare e frequentano i locali della zona, no? Sicuramente la donata non è solo un momento di incontro di una specifica specialità militare in una situazione d'arma, ma diventa anche un volano economico per il territorio che la ospita. Qui la scelta è stata fatta anche di supportare le attività ricettive, essendo una città balneare, e quindi credo che abbiano avuto un discreto successo, la gente veramente è arrivata, molti familiari, non solo gli amici e gli alpini, ma molti familiari hanno seguito in questa iniziativa, in questa trasferta, quindi credo che la città possa ritenersi soddisfatta a livello economico ed questo è importante perché insomma sappiamo che anche questi elementi sono importanti quando si organizza un'attività di questo tipo, un grande evento ha dei costi e quindi se anche le strutture del territorio riescono a realizzare credo che sia positivo per tutti. Ecco, come siete stati accolti innanzitutto da questa località, una località balneare, Rimini c'è anche San Marino che è un po' più in collina, ma insomma in molti avevano anche detto Rimini con gli alpini non è che c'entri proprio tanto, no? A dire la verità Anch'io come altri eravamo un po' perplessi quando è stata assegnata la donata nazionale in una città romagnola per la prima volta, in una città balneare. Tra l'altro la novità anche che vede la partecipazione di uno Stato estero, perché di questo si tratta quando parliamo di San Marino. Però devo dire che questi dubbi e queste perplessità si sono facilmente superate perché la novità è stata superata appunto da un entusiasmo comunque e anche la curiosità di queste persone che non hanno mai visto un adunato, un evento così importante. Chiaramente come tutte le cose non sempre tutto fila liscio, però le strutture ci sono e quindi credo che dopo 2 anni, a 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini, perché anche questa adunata è importante, non solo per la ripresa dopo la pandemia e tutto quello che è stato, però ricordiamo che quest'anno si ricordano i 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini, nato appunto a Napoli, una curiosità anche questa, nel 1872, il 15 ottobre, dove lì il re Vittorio Emanuele II si trovava ed ha firmato il decreto che sanciva la nascita di questo corpo militare particolare, unico nel mondo, una specialità di truppe di fanteria alpine. Quindi quest'anno è particolare anche per questo motivo per noi alpini, festeggiamo questo particolare compleanno, 150 anni di vita. 100 anni di fondazione della sezione bolognese romagnola, se ho studiato bene, Coiro mi corregga, per cui diciamo è un po' una triplice ricorrenza perché sono appunto anche i 100 anni dalla prima adunata nazionale, no? Esatto, anche quello è un evento importante perché un secolo di vita per una situazione d'arma come questa della sezione nazionale alpini che vede dei numeri veramente importanti perché oltre 340.000 soci iscritti, credo sia la sezione d'arma più importante credo d'Europa ma forse anche del mondo. Sono 100 anni che si sentono sulle spalle perché comunque lo spirito è rimasto attivo, quest'anno con la pandemia ha visto più di 25.000 alpini fare servizio di volontariato nelle città, nelle località dove si poteva consegnare le mascherine, i farmaci alle persone che si trovavano in condizioni di disagio, quindi
credo che abbiamo fatto anche il nostro dovere in occasione di questi due anni di pandemia, e oggi qui siamo anche a ricordarci tutto questo. La Protezione Civile ha organizzato una spedizione con oltre 20 ambulanze che sono state consegnate in Ucraina agli inizi di questa tremenda vicenda che ha colpito il cuore dell'Europa, e anche questo ci ha fatto onore. Insomma, siamo sempre pronti come le nostre strutture a dare una risposta a chi si trova in stato di bisogno. Ecco perché non dobbiamo dimenticarlo, no? Che alpini per la stragrande maggioranza delle persone è una parola che fa rima con solidarietà, no? Con aiuto a chi si trova in difficoltà, perché poi di fatto è questo che da tanti anni gli alpini stanno facendo, laddove ci siano delle sciagure, laddove ci siano degli eventi, delle catastrofi naturali. Abbiamo visto l'impegno, no? Anche nelle alluvioni, non ultimo poi fondamentale l'impegno della Protezione Civile delle Penne Nere, ne accennava lei poco fa, nei due anni della pandemia, no? Vi abbiamo visti impegnati in prima linea, nei centri vaccinali, prima ancora insomma nella distribuzione delle mascherine, piuttosto che di quant'altro ci sia stato bisogno. Quindi diciamo è questa anche la missione che voi sentite un po' nel cuore, immagino, e che forse ora proprio in questo momento, con questa guerra devastante alle porte dell'Europa, vi vede ancora impegnati in prima linea, no? Certo, la cosa è un po' particolare con questa vicenda che lei ha accennato poc'anzi dell'Ucraina, perché chiaramente l'Associazione Nazionale Alpini, lo spirito alpino è quello di condivisione e di solidarietà, che ci vede sempre in prima linea appunto nel momento del bisogno. Quello che sta succedendo nel cuore dell'Europa in realtà ha un valore storico che per noi è un po' particolare, che forse non tutti hanno ancora evidenziato. Quello che sta succedendo in Ucraina ci colpisce in particolar modo noi alpini, perché lì sono i luoghi che ci hanno visto durante la Seconda Guerra Mondiale, quella disastrosa ritirata di Nikolajevka, cioè quelle sono terre dove gli alpini veramente sono ancora sepolti nelle fosse comuni. Sono rimasti decine di migliaia di ragazzi, e io quando vedo la cartina geografica dell'attuale Ucraina ai confini con le altre province, l'Oblast le chiamano loro, con la Russia, mi vengono in mente che lì ci sono ancora migliaia di alpini che purtroppo non sono più tornati a casa. Quindi questa guerra che ci colpisce tutti ci preoccupa molto, perché veramente la situazione sta forse scappando di mano, non sappiamo, ci auguriamo che si arrivi a un compromesso, un accordo di pace, però per noi alpini anche questa vicenda ci ha colpito nel cuore. Il fatto di aver organizzato quella consegna delle ambulanze, di 24 ambulanze se non erro, da carico appunto organizzata dalla sezione delle varie sezioni alpini, ci ha un po' ricollegato a una memoria storica che insomma ci fa riflettere. Senz'altro, e fa riflettere tutti, anche tutte le famiglie dal nostro territorio, no? Che hanno avuto delle persone, degli alpini, dei giovani che sono caduti in quella terra, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei quali non si è mai più saputo niente, non si sa nemmeno dove siano sepolti, no? Esatto, quelle sono terre, città come Krynovaja, come Kharkov, sono tutte città dove migliaia di alpini, io ho seguito la vicenda di un cappellano militare di Salgareda che è sepolto lì in una fossa comune, il più giovane cappellano forse deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale, padre Antonio Battello. Io dalle ricerche che ho fatto a Roma all'ordinariato militare ho scoperto che questi militari, quasi tutti delle nostre zone, sono sepolti in una fossa comune dove ci sono delle scuderie, c'erano delle scuderie dello Zar, e sono proprio ai confini dove c'è l'attuale Ucraina, nelle zone attualmente proprio di guerra. Quindi sono cose che ci hanno visto veramente colpire nel cuore. La nostra memoria storica è tornata purtroppo in questi eventi attuali di oggi, e tante famiglie, tanti zii, nonni sono ancora lì, e delle nostre terre trevigiane, venete soprattutto.
Certo, senz'altro, e quindi fa particolarmente male al cuore, no? Vedere quelle immagini che vediamo arrivare quotidianamente da quelle terre. Coilo, noi abbiamo visto, finché lei parlava, anche alcune immagini relative alla cittadella che ci avete inviato proprio questa mattina, alla cittadella degli Alpini, che è stata allestita appunto a, a Rimini. Vuole raccontarci un po' ecco, vediamo la piazza alle sue spalle. L'affluenza delle persone, no? Rimini, gente di mare, marinai, gestori di stabilimenti balneari, siamo abituati proprio a pensare a questa città come al sinonimo, insomma, del mare, della vita da spiaggia, che però ha accolto con un grandissimo abbraccio appunto gli Alpini e le Penne Nere. Sì, la città effettivamente si è organizzata bene, gli spazi non mancano, infatti la zona predisposta per la cittadella militare insieme alla protezione civile degli Alpini è molto vasta, si trova vicino al Grand Hotel di Fellini, sostanzialmente proprio sul lungomare, è organizzata molto bene perché ci sono spazi importanti dove le truppe alpine e la protezione civile dell'ANA ha potuto mettere in mostra i propri equipaggiamenti, le proprie strutture, e poi comunque durante tutto il corso principale nel sito storico l'affluenza è buona, anzi io pensavo onestamente, come dicevo all'inizio del collegamento, essendo una città che per la prima volta ospita una adunata nazionale, una città balneare, appunto la Romagna, io pensavo di vedere meno affluenza, però a parte ieri che c'è stato un po' il brutto tempo, io credo che l'affluenza ci sarà e sarà importante, perché la novità, lo stesso come dicevo prima, il fatto di 2 anni di sosta, hanno poi riportato tutti a ritrovarsi, quindi la città secondo me ha disposto tutto sommato bene. Forse, se posso dire, perché comunque siamo in collegamento, è una particolare così, un appunto, ma non è una critica, perché non è facile, e voi sapete che a Treviso, quando abbiamo organizzato la donata, le difficoltà di organizzare eventi che hanno visto 600-700 mila persone in quell'occasione, cosa comporta. E comunque, a cosa volevo riallacciarmi, il trasporto urbano forse doveva essere un po' più rafforzato, ma ripeto, non è una critica all'organizzazione, perché non può essere tutto calcolato e ci possono essere sempre delle sbavature, però diciamo che le strutture, chiaramente è una città turistica, quindi è predisposta per poter ospitare veramente numeri importanti come questo, che è quello della adunata nazionale. Ecco Coilo, allora per concludere, i prossimi appuntamenti del pomeriggio di oggi, della serata, in che maniera vi vedono coinvolti? Ma qui in centro si continuano a esibire cori, sono più di 100 i cori e le fanfare giunti da tutta Italia, continueranno a esibirsi, ci sono ancora le sfilate di alcuni vessili esteri che faranno ingresso qui nel centro storico. E si continuerà poi la serata, sarà comunque abbastanza lunga perché come sapete gli orari per questi eventi alpini non hanno proprio dei limiti, sono più di notte che di giorno, comunque ci sarà veramente, il tempo tiene, quindi questo è un buon auspicio e credo che si aspetterà la sfilata domani, che secondo me vedrà veramente molta gente sfilare. Adesso io non riesco a quantificare per quanto riguarda le sezioni trevigiane quante persone verranno appunto domani, però credo che con il tempo favorevole ci saranno qualche migliaia di trevigiani che sfileranno da domani, penso verso le 2, dalle 3 in poi, insomma inizia alle 2, alle 14 il terzo raggruppamento con il Friuli Venezia Giulia, Trieste, Udine, Gorizia, poi ci si avvicina verso il Veneto. Quindi insomma indicativamente il Veneto dovrebbe essere intorno alle 15, giusto? Alle 14 il Friuli Venezia Giulia, alle 15 all'incirca il Veneto, lo dico per i nostri telespettatori che magari domani saranno sintonizzati su Antenna 3, che trasmetterà, lo ricordo ancora una volta, in diretta tutta la sfilata a partire dal mattino fino al termine, insomma alla sera, non sappiamo. Sappiamo a che ora finirà, presumo verso le 7:30, 8, no Michele Coiro? Sì, credo di sì, che chiaramente la sezione romagnola che chiuderà la manifestazione sarà sulla tarda serata, potrebbe essere dalle 19 alle 20 la chiusura, il passaggio della stecca che sarà con la sezione di Udine che ospiterà la dunata del 2023, quindi la 95ª dunata.
Ecco, quindi insomma anche gli amici del Friuli Venezia Giulia sono particolarmente coinvolti, no, in questa donata, visto che domani sera riceveranno la stecca per il prossimo appuntamento. Tra l'altro noi veneti trevigiani, bisogna ricordare che il bacino di reclutamento più importante quando c'era il servizio di leva confluiva, alimentava la Brigata Alpina Giulia, quindi la sede di Udine, tutta la Carnia, tutto il Friuli Venezia Giulia, costituisce per i veneti, per i trevigiani in particolar modo, una zona a noi molto cara, perché tutti noi abbiamo svolto il servizio di leva praticamente per il 90% in quelle terre. Quindi tornare a Udine con una sfilata sarà sicuramente per noi una grande festa, un ulteriore motivo di incontro e di condivisione. Speriamo che i tempi, a livello, chiaramente mi riferisco alle vicende internazionali che hanno colpito il cuore dell'Europa, saranno un ricordo, perché altrimenti vedranno le truppe alpine sicuramente schierate con funzioni di peacekeeping, come è stato fatto nel Kosovo o nel Libano, ed è probabile quanto prima che una missione internazionale verrà predisposta per poter svolgere un ruolo di cuscinetto al confine tra le terre ucraine e la Russia. Però chiaramente finché non si raggiunge un accordo di pace, questo è ancora presto per poterlo decidere. Certo, è chiaro, e tutti naturalmente speriamo che possa arrivare quanto prima questa pace. Penso che poi sarà questo il messaggio, no, che si leverà dalla donata di Rimini. Certamente il messaggio degli alpini è sempre quello di pace, di condivisione, di solidarietà, e quindi il nostro pensiero va a quelle popolazioni colpite da questa maledetta guerra. Speriamo che la pandemia rimanga comunque un ricordo a livello nazionale, e chissà che ci possa ritrovare in un'autentica situazione di serenità internazionale, di pace. Michele Coro, io la ringrazio davvero per questo collegamento, grazie mille, naturalmente una buona donata a lei e a tutte le penne nere che parteciperanno alla festa di oggi e poi naturalmente alla grande sfilata di domani. Ecco, stiamo vedendo questa bella piazza alle sue spalle. Grazie mille, grazie, buona adunata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, un saluto a Michele Coiro, ex vicepresidente della sezione ANA di Treviso degli Alpini. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Restate con noi, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sicurezza stradale con un focus sulla situazione della A4. Purtroppo quella che si conclude oggi è stata un'altra settimana drammatica in autostrada A4, con alcuni gravissimi incidenti stradali che si sono appunto verificati in quello che è stato definito un po' il tratto maledetto di questa autostrada, il tratto a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, quello nel quale peraltro sono in corso i tanto attesi lavori per la realizzazione della terza corsia. Ecco, vedo che abbiamo in collegamento il vice sindaco di Porto Gruaro, Mattia Dalben. Buongiorno vice sindaco, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, e tra poco dovremo avere anche in collegamento, ditemi dalla regia se è buono, ecco, lo vedo ora, con Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia, che abbiamo visto proprio mercoledì scorso in Parlamento ha affrontato la questione in seguito appunto ad un question time alla Camera, al quale ha risposto il ministro Giovannini proprio sulla questione della sicurezza e dei lavori in A4. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno onorevole. Grazie. Allora, sappiamo peraltro che anche lei è a Rimini per la donata degli Alpini, sì. Quindi abbiamo un collegamento un po' volante, no? Ecco, con il deputato Baratto proprio per questa ragione. Cominciamo quindi con Mattia Dalben, no? Perché poi alla fine voi sui territori siete quelli che vi trovate a fronteggiare, no? Quotidianamente i problemi che si
stanno verificando. Sappiamo che sono state più volte avanzate numerose richieste da parte della conferenza dei sindaci, no, del Veneto orientale, per la messa in sicurezza di questa arteria, e ora diciamo siete arrivati un po' al limite, no? Sì, confermo. Giusto un anno fa, a luglio, era stata indetta dalla conferenza dei sindaci un tavolo di confronto a cui avevano partecipato gli onorevoli Fogliani, Andreuzza, Moretto e il presidente Fedriga in qualità di commissario straordinario ai lavori dell'autostrada 4, e gli assessori regionali di riferimento De Berti e Pizzimenti e l'assessore Calzavara. Insieme a questi esponenti c'era l'avvocato Paniz, come in qualità di presidente di Autovie. Erano già state avanzate in quell'occasione e descritte le criticità, che poi la descrizione non è necessaria, perché vediamo che tutti i giorni ci sono incidenti che si susseguono nel tratto San Donato 90 a Porto Gruaro, specialmente in questo periodo, si va verso la stagione estiva. Ricordiamo che abbiamo in 5 mesi circa 26 milioni di presenze turistiche che arrivano dal centro Europa e si spostano verso la nostra costa, e quindi tutto ciò che comporta il flusso, l'aumento del flusso sia da parte dei turisti, ma anche ricordiamo che ci sono delle previsioni di qualche giorno fa che danno l'aumento dei trasporti su gomma nonostante la guerra in Ucraina e la crisi. Quindi tutto ciò va ad intasare, a rendere più difficoltoso l'afflusso di mezzi su quel tratto che da San Donato a Porto Gruaro si restringe 2 corsie. Quindi vediamo che ci sono tra l'altro incidenti mortali, oltre a tutti gli scompensi e alle ricadute negative che sia sulla viabilità interna, perché poi ciò si ripercuote anche sulle attività produttive del territorio, che vendono in un ingorgo continuo delle arterie principali cittadine. Ecco, quindi insomma dai territori viene questo appello, no, alla politica di fare qualcosa e di farlo presto. Raffaele Baratto, onorevole Baratto, abbiamo sentito che questo appello, appunto, di questo appello anche lei si è fatto portavoce proprio mercoledì scorso in questo question time alla Camera, no, al quale ha risposto il ministro Giovannini. Sì, sicuramente, come abbiamo sentito bene il sindaco, l'importanza, ma come lo sappiamo bene tutti, quella strada, per dare qualche numero, 40 e oltre milioni di veicoli nel 2021, con più di 12 milioni di veicoli. Ecco, può alzare un po' il cellulare, onorevole, così la vediamo meglio in volto. Eccolo là, ecco. Perfetto, grazie. Dicevo, più di 40 milioni di veicoli, parlo del 2021, con oltre più di 12 milioni di veicoli pesanti, per cui capiamo l'importanza strategica di quella strada, sia per una questione, come diceva molto molto bene il sindaco, turistica, ma anche una questione commerciale. Ovest-Est è l'unica strada che collega, per cui credo che bisogna assolutamente velocizzare quei lavori, perché serve assolutamente, perché oltre che essere l'importanza strategica, crea anche delle vittime, è assolutamente assurdo, credo importante, e credo che bisogna assolutamente sburocratizzare, ma soprattutto velocizzare quei lavori che assolutamente servono per una strada non importante, ma di più per i territori di questa area, per cui credo assolutamente molto importante. Io ricordavo anche l'altro giorno che ho fatto un'interrogazione al ministro quanto fu problematica la tangenziale di Mestre, che noi tutti ce lo ricordiamo. Una volta creato il passante abbiamo visto quanto meno ingorgo e quanti meno incidenti sono stati fatti in quel tratto di strada. Oggi c'è quel tratto che sappiamo tutti, l'abbiamo ricordato bene e oggi ne stiamo parlando, che bisogna assolutamente intervenire in maniera non veloce ma velocissima. Ecco, siete stati soddisfatti, diciamo, delle risposte del ministro Giovannini, perché peraltro è intervenuto, no, anche sulla questione della concessione, ricordando che verrà firmata a giugno diciamo il passaggio, no, al nuovo concessionario, che quindi da Autovie Venete passerà a un altro gestore, no?
Sì, allora è chiaro che il ministro non è che sia chissà da quanti anni che è là, per cui si è trovato anche lui la problematica, ma ci ha risposto in maniera abbastanza soddisfacente, ma per quanto riguarda gli interventi ci ha dato assolutamente ragione, che sono assolutamente da fare in maniera veloce, però ci ha detto che chi gestisce oggi l'autostrada, chi hanno garantito più sicurezza e più attenzione, però questo assolutamente non basta, bisogna accelerare con i lavori, perché credo che una volta che quell'opera è finita abbiamo risolto i problemi. Prima non sono assolutamente risolti, perché noi sappiamo che in Italia purtroppo il problema più grande è la burocrazia, allora bisogna assolutamente intervenire su questo per risolvere quel problema che sappiamo tutti che è da anni che ce lo troviamo. Senz'altro. Vice sindaco dal Ben, diciamo, voi come avete accolto, insomma, queste parole? Perché anche questo fatto, no, del passaggio della concessione era uno degli aspetti attesi dai territori, anche per capire poi esattamente, no, che cosa ne sarebbe stato, sia dei lavori che per gli interventi anche della messa in sicurezza. Esatto, nella conferenza dei sindaci ci si era mossi in due direttrici, quindi il nostro sindaco Favero insieme agli altri sindaci, il presidente e tutti i coloro i quali erano intervenuti che ho detto prima, ci si muoveva su due direttrici, quindi la velocizzazione per quanto riguarda il passaggio, per cui la concessione connessa. E il ministro ha risposto che entro giugno ci sarà la firma della convenzione, quindi ci sarà la concessione, da lì il passaggio delle quote che renderanno possibile il sottoscrivere i contratti di finanziamento e il pagamento delle quote di subentro. Questo per quanto riguarda tutta la procedura, tra virgolette, burocratica. Poi c'è tutto il tema della realizzazione dell'opera, il cronoprogramma ha stabilito e stabiliva delle date che si estendono per un triennio, quindi 25-26, quello che noi chiedevamo insieme alla velocizzazione per quanto riguarda tutto il tema burocratico, quindi la NUCO e di Autostrade Alto Adriatico, era anche una rapida risposta nella realizzazione dell'opera e del piano finanziario, perché poi l'opera ha anche dei costi che devono essere sostenuti, quindi tutto questo tema, la burocrazia e la realizzazione concreta dell'opera vanno di pari passo, quindi un primo step è quello della burocratizzazione, nel senso che la velocizzazione del passaggio delle quote tra le varie società che andranno a realizzare l'opera, poi ci sarà da realizzare l'opera. È chiaro, certo, quindi insomma non sono sicuramente cose che si risolvono in tempi molto, molto brevi, ovviamente, no? E quindi chiaramente il problema è destinato a perdurare. Peraltro a mio avviso ci sono diciamo due ordini di problemi diversi. Raffaele Baratto, no? Mi corregga se sbaglio, nel senso che da un lato c'è il problema infrastrutturale con le difficoltà e i problemi che abbiamo detto, dall'altro c'è anche quello della scarsa attenzione da parte molto spesso di conducenti, soprattutto di mezzi pesanti, perché i dati, insomma, che sono stati forniti da Autovie lo dimostrano, questo, a quelle che sono le norme di sicurezza, in particolare, no, la distrazione magari causata dal cellulare o da quant'altro sembra essere una delle cause principali degli incidenti che si stanno verificando con una frequenza davvero impressionante, no? Lungo la A4, che poi alla fine per la maggior parte sono soprattutto tamponamenti. Quindi diciamo si deve procedere un po' su due binari paralleli, no? No, ma lei ha sicuramente ragione, perché purtroppo la sicurezza è la cosa principale, purtroppo l'attenzione che viene data magari da qualcuno sicuramente non è quella che dovrà essere data in quel tratto di strada, ma su tutte le strade, ma soprattutto come stiamo discutendo di questa, no? Sì, mi riferisco soprattutto ai controlli, sì, no? che devono essere necessari chiaramente. Perché visto che durerà per chissà quanto tempo ancora sta situazione, è chiaro che... Però...
Allora, il ministro in quella sede ha anche garantito che ci saranno messo più controlli, e di questo noi per carità siamo assolutamente contenti, perché credo che sia importante nell'immediato. Però volevo anche ricordare una cosa: è vero che i tempi alle volte sono lunghi, però quando ci sono opere importanti bisogna anche accelerare, perché io vorrei ricordare che il ponte di Genova, ok, e il tempo che è stato veramente fatto in tempi davvero significativi e importanti, e credo che un'opera così, se vogliamo, perché sono le persone che fanno le cose, non è gente, le cose non arrivano da Marte o da altri pianeti, sono le persone che fanno le cose, per cui se si vuole si può anche accelerare, come succede in altri paesi. Su un'opera come questa, che è strategicamente importantissima, perché dire importante è dire una cosa che non è importantissima, bisogna assolutamente accelerare i tempi. Per cui io credo che questo assolutamente le istituzioni devono fare, soprattutto chi dirige questa orchestra, che è sicuramente a livello centrale, bisogna assolutamente accelerare i tempi, perché quest'opera è strategica, è di assoluta importanza, come lo sappiamo tutti, per cui bisogna cercare di realizzarla nel minor tempo possibile, dare tempi certi che alle volte in questo paese non siamo abituati, e più brevi possibili, che credo si possa assolutamente fare. Certo, io la ringrazio davvero, onorevole Baratto, per essere stato con noi, e ringrazio anche il vice sindaco Mattia Dalben. Voleva concludere con un appello, vice sindaco? Sì, per quanto mi riguarda penso di parlare a nome di tutto il territorio. E in questa occasione, come abbiamo detto, intensificare i controlli, ma anche dare gli strumenti per fare questi controlli, quindi una maggiore presenza di chi è preposto ad effettuare questi controlli. Come dicevate voi, effettivamente ci sono sicuramente delle concause che vanno a comportare gli incidenti, quindi un restringimento da 3 a 2 corsie, ma anche dei comportamenti non corretti da parte degli utenti della strada, soprattutto dei mezzi pesanti che la frequentano. E, intensificare i controlli, e dal governo centrale dare un'accelerata a tutto l'opera, perché il territorio ne risente ogni giorno, a tutte le ore del giorno, dalla mattina alla sera, e gli incidenti sono più d'uno nel corso della stessa giornata. Quindi se qualcuno ha dei dubbi, lo invito a venire sul territorio a toccare con mano la situazione. Certo, io la ringrazio, grazie a Mattia Dalben, vice sindaco di Porto Gruaro, e grazie a Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia. Una buona giornata, grazie, un buon lavoro ad entrambi. E noi ora continuiamo a parlare di sicurezza stradale, perché ci colleghiamo con Conegliano, dove c'è il collega Lucio Zanato. Perché? Perché a Conegliano questa mattina è in corso, e lo sarà anche per il pomeriggio e per tutta la giornata di domani, una manifestazione dedicata appunto alla sicurezza stradale, ad insegnare la sicurezza stradale in particolare ai più giovani. Andiamo a Conegliano quindi. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo sul piazzale del CONE qui a Conegliano, dove oggi iniziano 2 giorni davvero particolari dedicati alla sicurezza stradale. Sicurezza stradale che mai come in questo periodo è al centro della nostra attenzione. Ricordiamo i morti sulle strade in questi ultimi 4 mesi, sono 19, quindi un numero molto importante. Proprio da questo dato si è partiti oggi qui per parlare di sicurezza stradale, e soprattutto sicurezza stradale ai giovani. E allora, intanto, mentre vi faccio vedere le immagini di quello che si dice un test drive, cioè i giovani alla guida delle macchine con dei piloti che gli insegnano sostanzialmente come si guida in maniera adeguata, noi intanto vediamo una delle macchine con un pilota e vediamo anche un giovane che sta seguendo, diciamo così, i primi dati sulla guida sicura. Ci avviciniamo a Claudio Malamancia, che è il comandante della polizia locale di Conegliano. Senta comandante, partiamo da questo dato tragico, intanto buongiorno, e partiamo da questo dato tragico: 19 morti in 4 mesi in provincia di Treviso. Per voi cosa significa?
Beh, per noi sicuramente è tanto, è una strage alla quale assistiamo quotidianamente. Magari l'attenzione degli utenti in questo momento è rivolta ad altre problematiche, abbiamo visto prima la pandemia, adesso la guerra, però si ignora che quasi ogni giorno in Italia si muore sulla strada. La provincia di Treviso è stata colpita in maniera importante e se stiamo a questo trend, da qui fino a fine anno dobbiamo immaginare che ce ne saranno altri 30, perché questo è il calcolo che abbiamo fatto, e credo che anche una morte non debba essere accettata. Quindi questo ci deve far riflettere, ed è per questo motivo che oggi siamo qua. Abbiamo avuto degli incidenti la settimana scorsa dove già sono morti 3 ragazzi, proprio gli ultimi della scorsa settimana, tra cui una delle cause appunto è la distrazione alla guida, che è la principale. Però attenzione, perché anche le cinture di sicurezza, e in effetti la causa di una ragazza che è deceduta è proprio quello, era sui sedili posteriori e non aveva allacciata la cintura di sicurezza, e questo ha procurato la morte. Non trascuriamo poi tra l'altro gli incidenti in cui non si muore però si rimane feriti in maniera grave o gravissima. Ecco, questo è un costo sociale enorme per tutti, ma soprattutto un motivo di angoscia, di dispiacere, di dolore per tutte le famiglie, ma anche per le comunità. Ecco, mentre noi vediamo questo test drive, come si dice, no? Quindi le buone pratiche di guida con le automobili condotte da degli esperti, però con dei giovani vicino appunto che vedono come ci si deve comportare davanti a un volante. Torniamo dal comandante. Comandante, qual è l'infrazione che voi riscontrate più spesso quando fate i controlli, soprattutto magari di sera, di notte? Perché poi si pensa, questi giovani, sono tanti giovani che muoiono, sono morti dal sabato sera. Qualche tempo fa sembrava questa la causa principale, in realtà non è proprio così. No, non è così. Sicuramente nei controlli emerge in qualche occasione la velocità, però la velocità è importante, ma non è la causa principale delle morti. La causa principale, ripeto, è la distrazione. Quindi si distoglie lo sguardo dalla strada per prestare attenzione ad altre distrazioni che sono nascoste all'interno del veicolo. I telefonini, gli smartphone sicuramente è la prima causa. Abbiamo visto prima nelle lezioni che abbiamo tenuto all'interno del centro commerciale, anche con filmati, che cosa può succedere. Però all'interno dell'abitacolo del veicolo ci sono tante altre distrazioni, per esempio anche stare là a sistemare l'autoradio può costituire un pericolo per la sicurezza. E quindi dalla Polizia Locale di Conegliano qual è, diciamo così, non dico il consiglio, ma possiamo dire l'ordine a tutti i nostri telespettatori che stanno seguendo? Ma noi abbiamo detto che la macchina sulla strada è un'arma. Non a caso abbiamo fatto vedere un video prima dove c'era un veicolo e lo si alternava a una pistola. Quindi quando si accende, si mette la chiave nel cruscotto e si accende il quadro della macchina, è come inserire un proiettile all'interno del tamburo di una pistola. Quindi bisogna pensare, tant'è vero che lo slogan di oggi è sapere è meglio che improvvisare, perché abbiamo visto che la cultura della sicurezza ancora non è troppa, e quindi noi ci battiamo nelle scuole, lo facciamo ogni anno con insistenza, devo dire che gli istituti rispondono bene, è quello di portare questa sensibilizzazione, questa cultura, questa sapienza all'interno delle scuole. Io prima raccontavo un aneddoto di un vissuto di pochi giorni fa. Ho un figlio che studia all'università, si trova naturalmente fuori sede, e mi diceva, sai papà, sono uscito sabato pomeriggio con degli amici e i miei amici dietro nessuno indossava la cintura di sicurezza, ero l'unico io, e quasi quasi mi prendevano anche in giro perché dicevano che dietro la cintura di sicurezza non serve utilizzarla. Ecco, da questo ci fa riflettere, quindi sicuramente una mancanza di cultura. Sì, perché va ricordato che la ragazza, l'ultima che è deceduta proprio perché, pur essendo nel sedile posteriore, non aveva la cintura di sicurezza e ha, diciamo così, impattato violentemente. Esatto, quindi la causa proprio del decesso è stata quella, e soprattutto vediamo che i ragazzi, spesso i più giovani, che ancora non hanno un'auto propria, alcune volte prendono quella del fratello più grande, quella della mamma, quella del papà e così via, e quindi hanno sempre un'auto diversa. E allora l'attenzione che abbiamo cercato oggi di far porre è quella di
usare la testa, di pensare. Un altro slogan come Associazione Nazionale di Polizia Locale che portiamo sulle piazze è quello di pensa alla vita, guida con la testa, proprio quello che è uno slogan ormai che ANVU porta in tutte le città del litorale, quindi una campagna di sicurezza permanente dall'Adriatico alle Dolomiti e che ha avuto anche il riconoscimento dalla comunità europea. Quindi non tutte le auto sono uguali e quindi dobbiamo adeguare il nostro comportamento alla guida al tipo di auto, ai nostri limiti, perché ognuno di noi ha dei limiti, ma soprattutto alle condizioni anche della strada. Ecco, qui vediamo i ragazzi che stanno provando in maniera attenta e puntuale. Però non vediamo moto, spero che ci siano prove anche per i motocicli, perché un'altra delle cause, soprattutto verso l'estate, delle morti sulla strada sono le morti con la moto, e non sempre è colpa dei motociclisti, anzi molte volte mai. Sì, allora in questa campagna di oggi è dedicato soltanto alle autovetture, poi a settembre, quando facciamo l'altra in centro a Conegliano, invece si parla anche di moto, ma incominciano ad esserci incidenti gravi anche con i monopattini, che è un nuovo veicolo, e sottolineo veicolo perché è stato proprio riconosciuto normativamente che è un veicolo, molti lo dimenticano, e addirittura c'è stato qualche caso di guida in stato d'ebbrezza del monopattino. Quindi ricordiamo che al pari di una bicicletta, il monopattino, per poterlo guidare, bisogna essere sobri, quindi non bisogna avere un tasso alcolemico alto, specialmente quando ci si mette alla guida di questi veicoli, che apparentemente magari possono non sembrarlo, ma che sono tanto pericolosi quanto i veicoli tradizionali. Ecco, per ultimo, voi comunque fate dei corsi anche ai bambini e ai più piccoli con le biciclette, perché un'altra delle cause di morte purtroppo sono i ciclisti, che spesso e volentieri vengono falciati, ma magari che conoscono poco e male le regole della strada, oppure pensano che con la bicicletta si possa fare tutto. Sì, noi partiamo dai più piccoli, devo essere sincero, partiamo anche dalle scuole dell'infanzia, quindi con dei giochi, e insegniamo ai bambini anche a stare sulla strada, quindi come si attraversa il marciapiede, come bisogna utilizzarlo, e facciamo anche delle uscite, quindi facciamo delle lezioni che poi li chiamiamo forse impropriamente lezioni, e dopodiché portiamo i bambini fuori sulla strada e mettiamo in pratica quello che abbiamo spiegato all'interno. Dopodiché i bambini più grandi, abbiamo anche un campo bike permanente qui in città, ma anche adesso al Conè ne abbiamo allestito uno, nel mese di settembre ne allestiremo un altro in centro come ogni anno, e quindi trasmettiamo le regole, o meglio le buone pratiche, per iniziare ad approcciarsi alla guida di un veicolo come appunto è la bicicletta. Prendiamo tutte le fasce d'età, quindi dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole superiori, dove adesso stiamo portando avanti un progetto anche per la prevenzione dell'uso degli stupefacenti, che anche questa, la condizione psicofisica di un conducente sicuramente è importante quando ci si pone poi sulla strada. Sì, per ultimo, da uomo delle forze dell'ordine, cosa prova a vedere queste prove pratiche, questi giovani che qui sono molto disciplinati alla guida? Ma io dico che tutti dovrebbero farlo, perché la scuola guida naturalmente ha un percorso codificato che ti dà i rudimenti iniziali per poter condurre un veicolo. Qua vediamo diverse tipologie di macchine, proprio per il discorso che facevo prima, quindi hanno modo di provare diverse motorizzazioni, ma anche diverse prestazioni che ogni veicolo ha. E sicuramente è importante, quindi questo mi riempie di gioia che ci siano delle scolaresche che partecipano attivamente. Ripeto, dovremmo farlo tutti. Adesso c'è la possibilità, perché ci sono tante imprese private che si occupano di corsi di guida, li fanno sicuramente per le flotte professionali, li facciamo anche noi, quindi come forze dell'ordine, quindi lo consiglio vivamente anche a tutti gli automobilisti, sia ai giovani che si approcciano per la prima volta alla strada, ma un ripasso devo dire che non guasta neanche a chi ha ormai un po' di esperienza. Senta, io so che lei ha fatto anche un corso di guida veloce, qual è la prima regola per la guida veloce al volante? Beh, sicuramente la guida veloce al volante è molto impegnativa, quindi non lascia spazio a distrazioni. Bisogna, come dicevo prima, utilizzare molto la testa e soprattutto riconoscere i propri limiti. Quando si va in una pista, ma lo vediamo, lo fanno anche i piloti di Formula 1, gli istruttori ci fanno percorrere la pista a piedi.
Perché a piedi ti rendi conto sia della linea di corda che devi tenere nelle curve, ti rendi conto dei punti che devi annotarti bene nella tua mente per poter fare le manovre e quindi regolare la velocità. Ripeto, quando si guida veloce le curve non si fanno soltanto con il volante, ma si fanno anche con il piede sull'acceleratore, quindi coordinare il tutto è molto difficile. È solo l'allenamento, quindi non dico quotidiano, ma insomma fatto con una certa frequenza, che ti dà un po' di mistichezza. Il consiglio che do: non sentiamoci mai tranquilli, non sentiamoci mai sicuri, perché in quel momento che ci sentiamo sicuri cala l'attenzione e là poi succede l'irreparabile. E poi cerchiamo di fare guida veloce solo in pista e non fuori assolutamente, perché fuori bisogna seguire le regole della strada. Certo, infatti ripeto, noi i corsi di guida veloce li facciamo esclusivamente in pista. In strada siamo conducenti come tutti gli altri in condizioni normali, certo attuiamo poi quelle regole che abbiamo imparato in pista quando siamo in emergenza. Sicuramente in emergenza dobbiamo trasgredire tra virgolette a quello che, o meglio, più che trasgredire, andiamo a derogare alle norme del codice della strada, perché entriamo in una giurisdizione diversa, che è quella della guida in emergenza. E siete gli unici come forza dell'ordine a poterlo fare, ricordiamolo bene, nessuno si può prendere il diritto di trasgredire così. No, anche perché insomma per poter derogare al codice della strada, ricordo, bisogna avere i dispositivi supplementari di allarme inseriti, quindi lampeggiante e sirena, non l'uno o l'altro, ma entrambi insieme. Grazie al comandante Malamacci. Adesso noi continuiamo il nostro collegamento guardando questi giovani, mandando anche da chi ha organizzato questa due giorni, ovvero Massimiliano Benacchi, che è il patron di questa iniziativa. Buongiorno. Senta, intanto qui cosa state facendo? Qui stiamo facendo un mini corso di guida sicura agli studenti con due simulazioni. Il primo esercizio è una corretta postura di guida, quindi andiamo a insegnare all'allievo come ci sediamo correttamente al volante. L'altro esercizio, che è quello della schivata con rientro, andiamo a trasmettere all'automobilista il trasferimento di carico laddove si dovesse necessitare una manovra improvvisa sulla strada. Ecco, andiamo a metterci in linea così magari ce lo spiega un po' meglio, evitando di farci investire, ma non credo, perché ci stanno guardando molto bene. E intanto voi avete deciso di spiegarlo ai giovani, però non è che corsi così andrebbero bene anche, diciamo così, agli adulti o a gente come noi che magari ha tanti anni di guida, ma dopo l'esame della patente non ha più fatto un test per vedere se è veramente in grado di guidare? Soprattutto dovremmo intervenire con le persone un po' più in là con l'età. Il giovane è abbastanza aperto, riusciamo a fare anche molti corsi, quindi riusciamo a intercettarlo con gli interventi con gli istituti scolastici. Questa iniziativa, proprio Uniti per la Sicurezza Stradale, come peculiarità, ha proprio col fatto che frequenta un centro commerciale, andiamo proprio ad intercettare quella fascia di età che va dai 30 ai 50, 60, 70, 80, e quindi proprio su quelle persone riusciamo a trasmettere nuove tecniche di guida per la formazione, la prevenzione e l'educazione stradale. Devo dire che un buon 50% di partecipanti in queste iniziative sono proprio, diciamo, gli over 50, e quindi questo ci fa veramente piacere. Allora adesso andiamo a sentire un po' i commenti. Allora, com'è andato l'allievo? Buongiorno. Molto bravo, molto bravo, si è attento e ha seguito anche le indicazioni per capire ovviamente quelli che sono gli esercizi e i vantaggi che possiamo avere una guida attenta e sicura. Allora adesso andiamo a sentire uno dei ragazzi. Allora, che cosa hai imparato da questa lezione? Beh, ho sicuramente imparato che bisogna stare attenti alla guida e che comunque una mano non basta mai, quindi è meglio sempre averle tutte e due. E con gli esercizi che abbiamo fatto comunque ho capito che la macchina, cioè con l'aumentare della velocità, tende comunque a giocare brutti scherzi, e quindi è meglio stare attenti a fare tutto ciò. Senti, quando tornerai in classe qual è il suggerimento che darai ai tuoi compagni che hanno la patente dopo che hai fatto questa prova? Beh, sicuramente usare prudenza e poi sicuramente sì, comunque stare tanto attenti, perché la macchina, cioè a parere mio, non è uno scherzo, cioè non è un giocattolo come quando eravamo bambini, e quindi è una cosa da tener conto, cioè che comunque è una macchina e ti può
cioè, la vita ti può finire per colpa di una roba del genere. Grazie. Allora Marta, con questa ultima considerazione, guardando questa macchina appunto test, vedendo chi è il prossimo che parte, io ti restituisco la linea qui da Conegliano. Grazie, grazie a Lucio Zanato per questo collegamento da Conegliano, manifestazione dedicata ad insegnare la sicurezza stradale ai ragazzi delle scuole, ma come avete sentito non solo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante, il meteo e la pubblicità, torniamo subito dopo, restate con noi, a tra poco. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovare di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Insiste il maltempo sul nostro territorio, domineranno ancora condizioni di spiccata instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 7 maggio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge che si verificheranno in diversi momenti della giornata, fenomeni generalmente non intensi e intermittenti. Temperature senza variazioni degne di nota, minime tra 12 e 13 gradi, massime tra i 17 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo coperto con rovesci sparsi da deboli a moderati, qualche schiarita sulla costa. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, precipitazioni piuttosto diffuse anche in questo caso nell'arco della giornata, localmente potranno essere anche intense. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovare di San Biagio di Callalta. Ed eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di un tema che è di grande attualità in queste settimane, nonostante la pioggia di ieri e di oggi, ed è quello della siccità. Ringrazio per essere con noi Amedeo Gerolimetto, presidente del Consorzio di Bonifica Piave. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Grazie, grazie per essere con noi. Allora, dicevamo, nonostante la pioggia, peraltro insomma abbastanza scarsa, che è caduta in queste ultime ore, sicuramente l'emergenza rimane, anche perché manca completamente l'apporto dello scioglimento delle nevi di montagna. Quindi diciamo, ad oggi la situazione nei principali bacini com'è? E allora, la situazione permane preoccupante e difficile, e è cambiato molto poco rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, e devo dire che nonostante alcune deboli piogge di questi giorni, poco è cambiato, anche se indubbiamente, anche se è poca, tutto quello che viene è importante. La situazione dei laghi continua a essere molto molto preoccupante, perché stanno leggermente crescendo un po', perché c'è un po' di scioglimento di neve e qualche pioggia soprattutto anche in quelle zone, però siamo nettamente sotto il livello medio annuo. Basti pensare che proprio in base anche a alcuni dati ufficiali che sono stati comunicati dall'ARPAV, diciamo che siamo sotto circa del 35-36% per quel che riguarda la disponibilità d'acqua rapportata a una media dal 94 al 2021, perciò è un range molto ampio e ci fa capire quanto preoccupante è la situazione. Per non parlare della scorta di neve, che di fatto è pari a un quarto rispetto a quello che normalmente abbiamo in questo stesso periodo. Questi sono numeri veramente preoccupanti, e se volessimo recuperare questo gap, di fatto noi abbiamo una media di piovosità, sempre riferita a questi anni di riferimento 94-2021, una media che dovrebbe dare una piovosità per recuperare
la differenza di 350 mm, quando normalmente nel mese di maggio mediamente cadono circa 100 mm di pioggia. Quindi insomma dovrebbe piovere per 3 mesi consecutivi sostanzialmente. La situazione sta diventando veramente seria, adesso speriamo, possiamo solo confidare nelle piogge da qui in avanti, soprattutto nelle zone, io dico, di montagna, perché in quel caso riusciamo evidentemente a ricaricare i bacini e riuscendo attraverso una collaborazione seria tra l'altro con l'Enel stessa, che utilizza anche lei quell'acqua che poi noi usiamo per irrigare, far coincidere il momento di svasatura dell'acqua da parte dell'Enel per la produzione di energia elettrica, che è una cosa importantissima in un momento come questo, ecco, riuscire poi a utilizzare quell'acqua in un sistema virtuoso e riuscire a irrigare. Speriamo che piova e che riescano a rimpinguare i laghi di montagna del sistema del Piave. Ecco, Presidente, a fronte del sistema attuale, quanti giorni ci sono di autonomia? Nel senso che sta partendo anche la stagione irrigua, no? Per sì, l'agricoltura, quindi diciamo rispetto a quanto ci eravamo detti un mese fa, chiaramente l'esigenza di acqua aumenta e aumenterà sempre più man mano che la stagione diventa più calda e si va verso l'estate. E allora, noi sappiamo che è costituito un tavolo di crisi a livello regionale dove che hanno emesso anche l'ordinanza di siccità sottoscritta appunto da parte del governatore, e qua si stanno monitorando giorno dopo giorno e riunendo sistematicamente, si dice circa ogni 8 giorni, per fare il punto della situazione. Teniamo presente che da un lato abbiamo il problema indubbiamente dell'acqua per derivare, per irrigare, che è la preoccupazione principale che noi abbiamo, ma dall'altro lato abbiamo anche tutto un discorso di servizi ecosistemici, tra cui la garanzia del deflusso ecologico, del flusso minimo vitale sul Piave, che è difficile da garantire evidentemente in un momento come questo. Tutte situazioni che bisogna far star mettere assieme e pensare a quanto può bastare quella poca acqua che abbiamo negli invasi oggi. Noi sappiamo che i laghi normalmente riempiti, se non dovesse più piovere, diciamo che avremo un'autonomia inferiore al mese, cioè circa 20 giorni. Con l'acqua che abbiamo oggi ne abbiamo circa meno di metà sostanzialmente. Perciò non voglio neanche pensare che questo sia lo scenario col quale dobbiamo avere a che fare nel prossimo mese. La verità è che ormai, finito oggi, domani, dove la temperatura è ancora una temperatura sicuramente non estiva, ecco, ci troveremo però, vediamo con le previsioni del tempo, che ci dicono che presto avremo la colonnina che ci dirà che andiamo verso i 25-30 gradi. Quando arrivano quelle temperature, evidentemente siamo adesso in piena stagione irrigua, i nostri contadini sono abituati indubbiamente a seguire la crescita dei propri prodotti e iniziano i ruoli regolari di irrigazione e chiedono l'acqua evidentemente nei campi. Nei 50.000 ettari che noi abbiamo a disposizione a livello che abbiamo in provincia attrezzati con irrigazione a scorrimento e pluvirrigo, noi riusciremo a garantire l'acqua a 10-15 giorni. Ecco, quindi si accorcia sempre più. In piena irrigazione. Evidentemente nella fase iniziale non tutti irrigano perché non abbiamo ancora le colture al massimo, insomma, ecco. Ecco, allora dopo vedremo anche che cosa possiamo fare noi, diciamo, comuni cittadini, per cercare di dare il nostro contributo e non sprecare questa risorsa che ora capiamo davvero essere così preziosa, che è l'acqua. Prima però volevo che vedessimo insieme un servizio relativo ai cavatori, con una sfida, diciamo, provocazione di Remo Mosole, perché sappiamo, no, che voi consorzi di bonifica da sempre indicate come possibile soluzione alle crisi idriche quella di utilizzare come diciamo bacini gli invasi di pianura. Esatto, gli invasi di pianura, quindi le cave dismesse. Sentiamo quindi cosa ha detto Remo Mosole, volto storico insomma dei cavatori trevigiani. Si sta ragionando per utilizzare le cave dismesse come bacini di contenimento dell'acqua piovana per contrastare la siccità. Il parere di chi le cave le conosce benissimo.
Anche perché ho esperienza di acqua, migliore protagonista e conoscitore del sottosuolo. L'acqua ce n'è fino che abbiamo bisogno. Altro che bacini di carico o nuovi invasi da trasformare in laghi artificiali. Per Remo Mosole, storico volto dei cavatori della Marca, non c'è bisogno di fare grandi investimenti pubblici. E cave dismesse, quelle che hanno il passaggio dell'acqua, pompano l'acqua da là e non sono a posto, perché vanno a fare altri bacini per creare altri zanzare, altri inquinamenti, altri progetti che non servono a niente. E Mosole, forte della sua esperienza, va oltre. Ci sono le crisi momentanee, è successo nel 2013 che eravamo nell'abbassamento come adesso, che era una cosa rara, rarissima. Nel 14 abbiamo avuto il massimo altezza dell'acqua, che io avevo le carpe sul lago che correvano sull'asfalto dove correva il camion. È un passaggio del tempo, non serve a niente. Un segnale forte sia alla regione che ai consorzi di bonifica. Se vogliono acqua, avete il lago, dal mio lago, dai laghi che ci sono già in essere, possono pompare acqua finché vogliono, ma perché vanno a spendere soldi per niente? Il ragionamento di Mosole si basa sul livello di falda. Le cave che ci sono là hanno miliardi, miliardi di ettolitri di acqua. E c'è sempre il sottosuolo che pompa dentro. Ma è la proprietà e dei cavatori. I cavatori possono mettere a disposizione delle comunità? Altro che la mia la metto domani mattina a disposizione. Acqua ce n'è nel sottosuolo qua a Trevigiano, ce n'è a miliardi di acqua, a miliardi. Dille chi faccia fare un'intervista a me, i progettisti. Hanno sempre il modo di far spendere soldi alla gente per far danni, perché le nuove cave che sono l'asciutta è giusto che abbia altra trazione. Ecco, allora, Gerolimetto, ha sentito le parole di Remo Mosole. Che dice lei? Come commenta? Guardi, io sono presidente di un consorzio di bonifica e non conosco e non mi sento sicuramente nelle condizioni di poter dichiarare, fare valutazioni sulla gestione della falda freatica. Per quel che riguarda l'acqua che si vede affiorare nelle cave, e cioè è quell'acqua che va nelle falde che normalmente viene utilizzata, acqua potabile, acqua dolce, acqua pulita, che viene normalmente utilizzata per, non per irrigare, ma viene utilizzata per, a uso potabile, e io sono convinto che, io sono contento che lui dica che siamo in un materasso di acqua e possiamo essere tranquilli. Io sono convinto invece che l'acqua potabile va conservata, va protetta, possibilmente secondo me non va portata a vista, cioè affiorata e scavata sotto acqua, perché è un bene preziosissimo che va tutelato. Per quel che riguarda invece il recupero e la realizzazione degli invasi che diciamo noi, che consentirebbe di fatto a recuperare quelle ferite che sono state fatte al territorio con la realizzazione delle cave, che sono state indispensabili, necessarie per il nostro sviluppo, ma che adesso vanno recuperate, secondo me, e servite in un caso come questo, per esempio, per creare degli invasi che servono per lo stoccaggio dell'acqua di superficie, l'acqua piovana che non deve correre al mare. Ecco, questo è un fatto, secondo me, estremamente importante e estremamente utile, seguendo quel processo. E inoltre gli invasi che diciamo noi che si vogliono realizzare, i invasi di pianura, servono anche per la sicurezza idraulica. Per quel che riguarda la casualità della siccità, devo ricordare che, stando ai dati tecnici, noi abbiamo ormai un tempo di ritorno di ogni 5 anni del momento di crisi. Non una volta ogni tanto, ogni 5 anni, perché il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, non devo dirlo io, e lo sappiamo tutti qual è la situazione. Perciò io sono dell'avviso che le cave che ci sono oggi, che Remo giustamente, il signor Remo Mosole metteva a disposizione per il pompaggio, credo che quell'acqua debba servire per le abitazioni e per l'uso civile. Mentre per l'irrigazione dobbiamo recuperare e trattenere l'acqua piovana se vogliamo garantire il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Però per quel che riguarda le questioni generali, da un punto di vista geologico, da un punto di vista di competenza specifica, evidentemente non mi permetto di addentrarmi su questa materia e lo lasciamo fare a chi conosce bene questa materia.
Certo, senz'altro parliamo quindi di falde freatiche, giustamente lei dice che sono quindi quelle che vanno a rifornire tutti gli acquedotti e tutti i rubinetti di casa nostra. E tutti i rubinetti di casa nostra, quindi mettere mano lì, insomma, non bisogna... È una cosa estremamente delicata. È una cosa sicura. Cerchiamo di fare in modo che, soprattutto, che non si inquinino, mentre portando quelle falde alla luce del sole, probabilmente le percentuali di rischio di inquinamento sono molto, molto maggiori e pericolose. E purtroppo ne sappiamo anche qualcosa nel nostro territorio. Pochi chilometri da noi, ecco, esattamente. Ecco, allora, un'ultima cosa prima di salutare e di ringraziarla per essere stato con noi, Gerolimetto, è quello che possiamo fare noi semplici cittadini per risparmiare l'acqua, perché evidentemente siamo sempre stati abituati a pensare che sia una risorsa infinita, no? E quindi a non prestare più di tanta attenzione a quanta se ne adopera. Quindi nelle nostre case, nella nostra vita quotidiana, che cosa possiamo fare per evitare di sprecare l'acqua? E allora noi come Consorzio Piave, tra l'altro, stiamo portando avanti un'azione proprio di informazione e di raccomandazioni, in primis per quel che riguarda il comparto agricolo, cioè quello di utilizzare con grande parsimonia, con grande attenzione l'acqua e non sprecarla. In secondo, per quel che riguarda il rapporto, per esempio, tra Consorzio Piave e le abitazioni, noi sappiamo che moltissime delle nostre abitazioni utilizzano anche il collegamento al sistema irriguo della bonifica per orti e giardini. È un allaccio che noi diamo con una portata d'acqua modesta, però a disposizione in teoria H24. Questo non deve assolutamente succedere, devono utilizzare anche quegli allacci che hanno con il consorzio di bonifica nel tempo brevemente necessario per irrigare l'orto o per bagnare il giardino quando possono farlo. Per quel che riguarda la situazione generale, se la situazione continuerà ad essere così difficile e così complessa, è evidente che ci sarà la prima raccomandazione di sospendere l'utilizzo dell'acqua per l'orto e per il giardino, perché entreremo in una fase estremamente delicata e estremamente critica. Fin tanto che questo non succede, se tutti utilizziamo un'attenzione nell'utilizzare l'acqua col minor tempo possibile, evidentemente allontaniamo il momento di crisi assoluta e speriamo di riuscire a uscire da questa crisi senza dover passare attraverso momenti di chiusura totale dell'acqua per certi servizi. Certo, magari anche recuperando quella che diciamo pulita che utilizziamo in casa, penso per esempio per lavare la frutta e la verdura, se invece che lasciarla correre nel lavello ci si mette sotto... La utilizziamo per abbeverare i fiori o cose di questo tipo. Esatto, quindi piccoli accorgimenti che però magari si fa tutti insieme un risultato per quanto piccolino. Se un milione di persone usano questa attenzione, vediamo che un milione di persone produce milioni di metri cubi d'acqua poi. Certo, Gerolimetto, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie, buon lavoro, un saluto. Grazie, buon lavoro a voi, grazie. Grazie, grazie mille. Noi ora cambiamo tema, andiamo in centro a Treviso per parlare di donne con Tiziana Botteon, neonominata consigliera di parità della provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi, per farsi conoscere insomma in questo nuovo incarico che le è stato affidato da pochissimi giorni. E sappiamo che è appena terminato a Palazzo dei 300 uno dei convegni che sono stati organizzati in questa tre giorni di Festival delle Donne, nelle quali si è cercato un po', no, di affrontare tutti quelli che sono i vari aspetti che coinvolgono la vita delle donne, il lavoro delle donne, la possibilità di conciliare vita lavorativa e vita familiare. Ecco, il titolo che noi abbiamo messo è Pari opportunità, un cammino ancora lungo, no? Perché soprattutto nel mondo del lavoro il cammino per raggiungere la parità tra uomo e donna è ancora davvero molto lungo. Lungo, no? Sì,
I dati ci dicono che per quanto riguarda il rapporto tra i lavoratori e le lavoratrici in Italia è talmente basso e talmente differente nei numeri che siamo l'ultimo paese in Europa. Tant'è vero che l'Europa ha sollecitato il legislatore e che ha accolto queste istanze e ha modificato quello che era il codice delle pari opportunità relativo alla legge, al decreto legge del 198 del 2006, dove già si parlava di legislazione e di rispetto e di parità tra i due sessi, però questa legge è sempre stata poco applicata perché poco conosciuta. Ora questa è l'occasione buona, speciale, perché viene introdotto nel PNRR una modifica forte rispetto diciamo a quelle che erano i dettami legislativi passati. Si amplia per esempio il concetto di discriminazione, perché le pari opportunità si occupano nello specifico delle discriminazioni, quindi della inequità, del trattamento diseguale nell'ambito lavorativo tra uomini e donne. E quindi ben vengano queste modifiche, seppure magari nelle aspettative non sono quelle che chi si occupa di pari opportunità da tanti anni speravano, perché diciamo il gap è veramente molto pregnante, molto presente, e la criticità che riguarda la presenza delle donne nel mercato del lavoro è ancora molto importante. Ecco, una criticità insomma per quanto riguarda i numeri proprio in termini di occupazione, ma anche per quanto riguarda le retribuzioni, anche per quanto riguarda le prospettive di carriera. Quali sono, diciamo, le maggiori discriminazioni che voi riscontrate nei confronti certamente delle donne, ovviamente? Allora, se faccio riferimento a un'indagine Caritas, parliamo di povertà al femminile proprio perché le donne non hanno la possibilità di avere una completa autonomia nelle risorse, in quanto per difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, molte di loro sono costrette al part-time o ad abbandonare il mondo del lavoro o accontentarsi di lavori parziali. L'indicatore, tra l'altro, uno degli indicatori di povertà è il fatto che molte donne, l'80% delle donne lavoratrici scelgono il part-time, con la conseguenza non solo presente di una ridotta entrata di risorse, ma anche in vista del futuro pensionistico si ritroverebbero con una pensione ridotta e misera. Un altro elemento che fa la differenza è proprio questo gender, viene chiamato gender pay gap, cioè la differenza a parità di mansione nel salario finale tra uomini e donne, pari circa un 5%. E causa questa differenziazione un 8% nel PIL del nostro Stato. Quindi lo Stato italiano deve assolutamente potersi adeguare a quelli che sono i dettami europei, anche se al momento siamo ancora lontani e le previsioni solo che probabilmente non riusciremo a raggiungere ad annullare questo gap entro il 2030, come richiesto dalle comunità mondiali. Ecco, quindi insomma il cammino è ancora lungo, non mancano le buone notizie, devo dire che abbiamo letto tutti con grande piacere proprio sui giornali di oggi la notizia di una giovane futura mamma, una ragazza in gravidanza alla quale è stato confermato il lavoro a tempo indeterminato ed era rimasta incinta proprio durante il contratto a tempo determinato, caso raro ma che comunque sta ad indicare anche che qualche passo in avanti si sta facendo.
Ecco sì, questo è l'augurio che ci facciamo tutti quanti. Veramente un augurio che le donne possano essere valorizzate e possano essere considerate un valore aggiunto e un valore biologico per la società. Ecco, non essere costrette a scegliere, come accade molto spesso, insomma, tra la famiglia e il lavoro, tra la maternità e il lavoro, tra anche non solo la maternità ma anche magari l'accudimento di familiari malati piuttosto che anziani, perché c'è anche questo aspetto che ricade, no, molto spesso, certo, sulle spalle delle donne. Sì, sì, questo rientra proprio nella dimensione del coordinamento dei tempi di vita e di lavoro. Vuoi per l'accudimento dei figli minori, vuoi per l'accudimento appunto delle persone con disabilità all'interno della famiglia, vuoi per l'accudimento delle persone anziane, che gravano soprattutto sulle donne, perché le donne subiscono ancora stereotipi culturali molto, molto forti. Proviamo a pensare ad una tipica famiglia italiana dove l'uomo lavora e quindi porta lo stipendio, e quindi ha uno stipendio, la donna invece no, e quindi viene privata della sua libertà, autonomia, autodiscriminazione, perché la donna ha scelto di dedicarsi solo ed esclusivamente alla famiglia. Quindi e questo cosa porta? Porta al fatto che lei sostanzialmente è povera, anche se questo non emerge. Certo, senz'altro. Quindi insomma è davvero un lavoro molto importante quello che la aspetta anche Naora con questo incarico che lei assume. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi e le auguro naturalmente un buon lavoro da nuova consigliera di parità della provincia di Treviso. Grazie a Tiziana Botteon. Grazie, se posso aggiungere un'ultima cosa. Certo. Io ho un ufficio in provincia Treviso, e per questo ringrazio la sensibilità del presidente che appunto mi ha concesso un luogo dove poter esercitare il mio incarico, che è completamente gratuito, e quindi sono a disposizione di tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che ritengono di aver subito una discriminazione in ambito lavorativo, nella carriera, nella retribuzione, nella concessione di permessi per maternità piuttosto che appunto per i congedi parentali, nelle difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Certo, senz'altro. Io la ringrazio davvero e le auguro un buon lavoro. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Un saluto, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, tra pochissimo parleremo di super bonus 110%, un altro tema caldo e diciamo atteso da molte famiglie. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Dicevamo, apriamo un focus sull'edilizia e sul super bonus 110%. Ringrazio quindi per essere con noi Paolo Ghiotti, presidente di ANCE Veneto. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti i cari ascoltatori. Grazie per essere con noi. Allora, ci sono delle novità, no, che sono state deliberate dal governo con il decreto aiuti, che erano particolarmente attese dal mondo delle imprese in maniera particolare, per venire incontro a quello stallo, possiamo dire, no, un vero e proprio stallo nella partenza dei cantieri che si è venuto a creare nell'ultimo periodo. Innanzitutto, che cosa cambierà, presidente? Beh, allora, per inquadrare un po' il concetto, io direi che il super bonus è stato sicuramente ed è tuttora, e ci auguriamo che lo sia anche nel futuro, una legge che io ritengo estremamente virtuosa, perché è riuscita a mettere in comunione due situazioni estremamente importanti. Una, che era la ripresa del comparto edile. Noi veniamo da una lunga crisi 2007-2017 che ha visto decimate, dimezzate le nostre imprese,
e quindi la ripresa dell'economia nel nostro settore, che è poi l'economia anche nazionale. E ha messo in comunione, dicevo, cosa? Un patrimonio nazionale che era particolarmente ed è ancora vetusto, perché noi abbiamo più del 50% dei nostri fabbricati che sono vecchi, sono energivori, hanno più di 40 anni, sono case in classe F, in classe G, consumano 200 kWh nel posto dei 10 che è una casa in classe A. Case che emettono il 64% di polveri sottili, 21% di CO2, sono case paragonabili ai motori a gasolio accesi dalla mattina alla sera. In un contesto generale dove sentiamo spesso parlare di edilizia di circolarità, non a caso l'edilizia consuma il 41%, crea il 41% dei rifiuti che dovrebbero diventare risorse, e quindi si parla di inquinamento in un concetto di consumo del suolo che deve sempre diminuire, di energia pulita, e noi consumiamo il 40% dell'energia, di risparmio di materie prime, e anche qua l'edilizia ne consuma il 50%. Allora c'è bisogno, per arrivare al dunque di cosa, di cambiare anche un po' il nostro modo di costruire, un costruire che dovrebbe continuare per implosione e non più per espansione, e quindi ben venga quello che è il concetto dei bonus, no? Perché spesso parliamo di crisi, ma non ci siamo resi conto che la crisi è forse l'incapacità di saper leggere il futuro, di un futuro che non poteva continuare con le tipologie di costruzioni che facevamo, perché comunque società che cambiano hanno esigenze diverse. E questo bonus 110 ha effettivamente creato una certa mole di lavoro a livello nazionale. Parliamo di 27 miliardi e 400 milioni già ammessi a credito, no? E quindi un grande movimento, una grande economia, che poi vediamo che mese per mese sta crescendo, perché aprile ha fatto 3 miliardi e 2 rispetto ad un marzo che ne ha fatto 3 miliardi, rispetto a un febbraio che ha fatto 2,8, un gennaio che ha fatto 2,1 e così via. Tant'è che oltretutto il Veneto, regione virtuosa, perché è seconda solamente alla Lombardia. E tutto questo ha portato sicuramente ad una crescita del fatturato del nostro sistema, ha portato ad avere ore lavorate in più, circa un 28%, e ha anche portato ad aumentare il numero dei nostri operatori del 12%, pur mancandone sempre molti in Veneto, soprattutto di manodopera specializzata. Ma non dimenticando poi che, insomma, l'edilizia, come tutti sapete, fa un terzo di quello che è il PIL nazionale. Ma perché tutto possa continuare ad essere così e a continuare a crescere, serve una politica che sia lungimirante, che sia un attimino attenta e che ci possa credere. E quindi ci impaurisce un pochino le affermazioni di Draghi quando dice che al governo questo 110 non piace. Quando Draghi afferma che è una norma costosa, che non ha creato più di tanto efficienza, anzi ha generato delle truffe, ha triplicato il prezzo e i costi. E quindi, ecco, di tutte queste cose noi siamo ovviamente particolarmente preoccupati perché oltretutto non è neanche la verità, perché è giusto sapere come stanno le cose. E vorrei sapere, Draghi, a nome di chi parla, se non in termini personali, perché il Parlamento stesso mi sembra unanime e a favore del 110%. Il Paese lo sta facendo vedere con i numeri che cresce, no? Allora, che si sappia che l'aumento dei prezzi, ahimè, noi imprenditori lo stiamo subendo. Stiamo solamente applicando da sempre i prezzi regionali e nazionali che ci sono stati imposti. Quindi non è colpa nostra se è aumentato il materiale. Apro e chiudo una parentesi: calcestruzzo, ferro, legno, si sappia che non è aumentato in Italia solo perché c'è il 110, è aumentato anche nei paesi confinanti a noi, nella nostra Europa. E vorrei sottolineare che i grossi degli aumenti probabilmente, anzi sicuramente, sono conseguenti a questa
grossa situazione geopolitica. Noi dall'Ucraina importiamo tutto il materiale ferroso, il legno che viene dai paesi stranieri lo importiamo noi italiani come gli importano i nostri colleghi europei. Il fatto che sia aumentato dell'87% il legno è un problema che vivono tutti, quindi è non evidente, è da addebitare. No, evidentemente che ci sono state delle speculazioni in atto, no? Perché voglio dire, molti di questi aumenti sono precedenti anche alla crisi in Ucraina, no? Quindi già con la ripresa, diciamo, del post-Covid, del periodo più critico, insomma, della pandemia, in questa ripartenza mondiale c'è stato in tutto il mondo, no? un notevole incremento dei costi delle materie prime. Molto probabilmente, io credo, quello che si è verificato in Italia, oltre alle speculazioni che ci sono state e che forse magari può aver indotto anche il governo, come dire, a complicare le cose per cercare di evitare le truffe che ci sono state, non tanto sul 110%, perché poi mi pare che i dati, no, abbiano dimostrato che alla fine è stato soprattutto nel bonus facciate, nel quale si sono scatenati un po' i furbetti, soprattutto furbetti di imprese non controllate, perché c'è stato un proliferare incredibile di aziende edili nate dalla sera alla mattina, unipersonali, senza dipendenti o con pochissimi dipendenti, che magari hanno preso dei lavori enormi che evidentemente non erano in grado di portare a termine. Quindi siamo a livello di controlli mancati, no? Lei dice bene, entrando nel concetto delle truffe, si sappia che il 110% che ha generato, ci fermiamo quando aveva prodotto circa 13 miliardi e mezzo di fatturato, momento in cui si addebitava il 110%, la grande evasione fiscale, su 13 miliardi e 4 il 110 ha fatto 130 milioni di evasione. Vuol dire l'1%, il restante ecosisma, 90% delle facciate, ha fatto 13 miliardi e 6, quindi 200 milioni in più di lavoro, creando un'evasione di 4 miliardi e 2. Per cui il 110, proprio come diceva giustamente lei, dove è necessaria una certa asseverazione, sono importanti i controlli, ci sono imprese strutturate, non hanno creato questa difficoltà. È chiaro che quindi questa legge a taluni non piace e lo vediamo quotidianamente, no? Con tutti questi stop and go, il fatto che a gennaio avessero anche fermato il credito ad un solo passaggio, che poi lo avessero a febbraio comunque convenuto a 3, che adesso ne convengano a 4. Sta di fatto però che Poste e Casse Depositi e Prestiti hanno stoppato il ritiro di questi danari, no? Mettendo in difficoltà ovviamente le imprese. Per le Poste adesso introitano solamente dai privati per un importo massimo di 150 milioni. Ma anche Unicredit e San Paolo ha fortemente ridotto. E quindi, oltretutto, le pratiche poi sono passate dai 45 giorni ai 3-4 mesi, e quindi ci sono anche problemi di carattere burocratico, 60 documenti da provvedere per andare avanti con questa pratica. Manca veramente solo che per il 110 ci chiedano gli esami del sangue in ordine per avere l'ultimo stato d'avanzamento, ecco, finale. Ma secondo lei Ghiotti, che le vive quotidianamente tutte queste problematiche, le numerose famiglie che hanno intrapreso questo percorso, diciamo, e che ora cominciano ad aver paura di non farcela, proprio perché è davvero una corsa ad ostacoli quotidiana, no? E non, magari non si vede partire il cantiere, non si riesce a vedere andare avanti, ce la faranno o no? Allora, mi dispiace affermarlo, ma tante non ce la faranno, perché pur essendo il governo, pur avendo convenuto e spostato i termini per quanto riguarda le case singole, la scadenza è a settembre, ahimè, è ancora un periodo particolarmente compresso e corto
per dare risposta a tutti quei cantieri e a tutti quei committenti che avevano intenzione di sistemarsi la loro casa. Ma questo non tanto per l'incapacità delle imprese di dare una risposta concreta, ma in virtù anche dell'incapacità e dell'impossibilità di trovare materiali oltre alla manodopera qualificata per metterle in opera. E prima lei faceva un accenno che vorrei sottolineare perché è importante. E in queste situazioni di caoticità, di legge poco chiare, di una certezza che non c'è, proprio in questi momenti, nel nostro settore che muove molto denaro, nascono quelle imprese, tra virgolette, che non sono degne di essere chiamate imprese edili oneste. Nel Veneto ne sono nate in 2 anni 7.000. Voi avete anche sentito parlare del consorzio SGAI, no? Un consorzio che ha fatto 1.300 vittime, 1.300 clienti che non saranno serviti e ha portato a casa 80 milioni di euro già monetizzati. Allora, cos'è che servirebbe? Beh, perché poi questo porta anche a contenziosi, porta anche ad avere imprese in difficoltà se non arrivassero a dare ultimate le opere in questi periodi, no? Questo noi vorremmo che essere perlomeno ascoltati, cioè il fatto di posticipare i termini di scadenza probabilmente avrebbe sicuramente aiutato a tenere anche più bassi i prezzi e a dare delle risposte sicuramente più organiche, più certo, certe. Quindi lei dice no, sostanzialmente anche questa corsa a fare presto alla fine non ha fatto altro che complicare ulteriormente le cose. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi. Io la devo salutare Ghiotti e la ringrazio per averci chiarito alcuni aspetti di una questione che appunto, come dicevamo, sicuramente interessa tantissime oltre che imprese, naturalmente anche tantissime famiglie della nostra regione, del Veneto, visto che il Veneto è la seconda regione italiana, no? Sia per numero di interventi sia per denari investiti in questo. E anche come turismo, quindi benvenga la riqualificazione del nostro territorio, la salvaguardia del nostro territorio, l'attenzione al nostro territorio. Quindi noi come ANCE vorremmo essere anche testimoni di questo benessere, perché il ben costruire è anche benstare. L'edilizia non è solo PIL e noi vorremmo essere degli orgogliosi costruttori di questa cosa. Certo, e senz'altro mi permetto di aggiungere, chiudo, naturalmente tutte le conseguenze che lei citava prima dal punto di vista ambientale, perché un edificio che consuma meno naturalmente produce meno emissioni e soprattutto di questi tempi sappiamo quanto sia importante. Io la ringrazio davvero, grazie mille a Paolo Ghiotti, presidente di ANCE Veneto, buona giornata e buon lavoro a lei. Noi ora andiamo a Padova perché vedo in collegamento la collega Chiara Gagliani davanti alla Basilica del Santo. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Non so se ci sono ancora, ma sì, guarda, allora, proprio insomma a qualche metro dalla statua del Gattamelata vedi un piccolo, ma insomma un consistente gruppo di turisti con una guida. Un altro sta entrando adesso in Basilica, si vedono gli ultimi, hanno appena fatto un selfie qui sul Sagrato del Santo. Direi che nonostante il tempo, che adesso insomma è apparso un timido sole, c'è un po' di vento, però ancora qualche nuvola grigia c'è sopra la nostra testa, nonostante il tempo questo sabato ha accolto comunque dei turisti ed è un ritorno che devo dirti, insomma, noi che bazzichiamo spesso in questa zona e stiamo vedendo di fatto quotidianamente come stanno ritornando sempre in questa zona che è davvero a 2 passi dall'orto botanico anche molte scolaresche durante la settimana che si muovono e hanno anche un vociare allegro. Una città davvero vero che in questo mese di aprile e anche in questi primi giorni di maggio è tornata a godere di una delle sue caratteristiche principali. Tra l'altro, insomma, lo ricordiamo, dallo scorso luglio Padova si fregia del secondo riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, il primo l'orto botanico di cui parlavo poc'anzi, il secondo è il ciclo degli affreschi medievali dell'Urbs Picta, tra l'altro alcuni conservati anche nello splendido
oratorio di San Giorgio, che il collega adesso magari, di cui il collega vi fa vedere all'esterno, un'altra parte poi proprio all'interno della Basilica del Santo, città dove ha lavorato insomma il sommo artista medievale Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, ma non solo. Ecco, si sta riscoprendo la città di Padova, un turismo anche dall'estero, un estero però di prossimità. Sentiamo spesso parlare in lingua tedesca, ma insomma vediamo anche qualche francese, poi ci sono gli austriaci e tanti italiani insomma che hanno scelto questa meta durante il periodo di Pasqua, con delle presenze da record nella Cappella degli Scrovegni, che per tutto il periodo pasquale ha registrato il tutto esaurito, ma anche nelle altre zone insomma della città, numerose le presenze fuori il centro storico di Padova, in provincia per esempio, in un'altra città a forte vocazione turistica come Arcueil Petrarca. Ti volevo dare altre due note, se tu mi permetti, perché proprio in questi giorni è stata presentata un'iniziativa che va al favore di persone con disabilità, in particolare delle persone che hanno problemi di udito, perché Padova è la prima città italiana a dotarsi di una segnaletica con la lingua dei segni per i non udenti. Sono 15 totem che sono stati sparsi nella città in un percorso che tocca i monumenti più importanti, oltre a qui alla piazza, al Santo, anche per esempio Prato della Valle, poi la Cappella degli Scrovegni che ti abbiamo già detto. Qui è sufficiente inquadrare un QR e proprio insomma si vedono le spiegazioni nella lingua dei segni per chi ha problemi insomma per chi ha questo tipo di difficoltà. Siamo poi ovviamente alla vigilia della festa della mamma e in città ci sarà l'ingresso gratuito per le mamme accompagnate da figli al di sotto dei 18 anni nei principali musei, esclusa la Cappella degli Scrovegni. Per esempio, un ingresso gratuito che potrebbe valere la pena è quello di Palazzo della Ragione. Ecco, Marta, non so se tu hai altre domande, insomma, se vuoi chiederci qualcosa. Chiara, stiamo per chiudere questa edizione, mi fa davvero piacere chiuderla proprio con questa notizia, anche con appunto questo riferimento alle iniziative in vista della festa della mamma di domani, che magari saranno apprezzate dalle mamme che ci stanno seguendo in questo momento. Grazie mille allora a Chiara Gaiani, con Federico Cibotto per questo collegamento da Padova. Un saluto, un buon lavoro a voi, naturalmente un saluto a tutti voi telespettatori che ci state seguendo da casa. Un buon pomeriggio, arrivederci.